Allora, è con grande piacere che torniamo a parlare di un argomento che è da un po' di tempo che non frequentiamo più, nel senso che non ci siamo aggiornati per qualche tempo, e quindi è con molto piacere che introduco la professoressa Parodi, che, come potete vedere, è un'esperta della materia, che sarà in DSA nella scuola superiore di primo grado, e sarà è esperta della tematica naturalmente in oggetto ed è collaboratrice del professore Giacomo Stella, che tutti naturalmente in fama conosciamo. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, mi presento brevemente, ma tanto per far capire un po', non tanto per dire tutto quello che faccio, ma più che altro anche per far un po' capire i miei intrecci quali sono. Io sono una docente, sono una psicologa, sono una docente universitaria, infatti ci sono alcuni tirocinanti che hanno deciso di partecipare a questo incontro in scienze della formazione primaria. Rispetto al discorso, mi sono specializzata in DSA attraverso corsi di specializzazione, master eccetera, sono accreditata per effettuare le diagnosi e lavoro da circa, mi sono formata con il professor Giacomo Stella e lavoro da circa 15 anni con lui nel centro SAS Dislessia di Genova, dove sono responsabile. Diciamo che cerco sempre di fare parlare un po', perché dico tutte queste cose che faccio, non tanto per fare l'elenco così di azioni o di competenze che ho, ma in quanto un po' il mio intento è sempre quello di mettere insieme le competenze e fare parlare soprattutto a volte campi che a volte sono un po' distanti, quello della clinica da quello della scuola, no? E quindi intrecciare in qualche modo i linguaggi e le competenze proprio per far sì che si sia sempre più vicini a questo tipo di problematica e non che ognuno lo veda dal suo punto di vista senza che per questo si incontri con l'altra parte, quindi la scuola, la clinica in qualche modo, e oltretutto la formazione dei futuri docenti, quindi tutti questi incassi sono proprio il mio obiettivo in cui metto in campo un po' tutte le mie competenze. Il discorso dei DSA sono tanti anni che me ne occupo, chiaramente occupandomi di scuola, e gli argomenti di cui volevamo un attimo approfondire la giornata riguardano in particolare rispetto chiaramente all'ordine di scuola in cui siamo, quindi scuola secondaria di primo grado, come la dislessia cambia faccia. C'è un'evoluzione nell'espressività del disturbo, per cui spesso si dice: ma come mai questo bambino poi ha imparato a leggere, ma le difficoltà aumentano, nonostante abbia imparato a leggere, parlando di dislessia chiaramente, ma poi sappiamo tutti che i disturbi specifici dell'apprendimento sono molteplici, anche se si fa riferimento spesso alla dislessia. In realtà le difficoltà aumentano e per certi aspetti cambiano anche, si dice, di espressività. È per questo che comunque anche occorre, forse è nota, no? Una delle... così il fatto che ogni 3 anni la valutazione va in qualche modo rivista, proprio perché il disturbo in qualche modo cambia di espressività, e quindi anche le misure degli strumenti da approntare nei confronti di questa difficoltà chiaramente cambiano, non sono gli stessi alla scuola elementare e alla scuola media o alla scuola superiore e così via. Un ruolo importante della memoria di lavoro. In questo ha un ruolo importantissimo sempre, ma forse in questo ordine di scuola di più, perché è una delle cose che comunque rimangono. Alcune difficoltà in qualche modo rientrano, ma una cosa che persiste è proprio questa difficoltà nella memoria di lavoro. DSA e BES, io so che siete una scuola molto inclusiva, molto attenta a determinate tematiche, però anche capire la differenza
tra DSA e VES, tra quindi disturbo e disabilità, proprio anche per gli aiuti e le misure da approntare, perché poi comunque per i VES si possono utilizzare le misure e gli strumenti che sono previsti nella 170, però partiamo da un presupposto, da una parte di un disturbo, dall'altra di una difficoltà, quindi le conseguenze sono anche diverse. Accenni alla normativa, che tutti conosciamo, rispetto alla 170, rispetto alle linee guida e rispetto anche all'ultimo decreto legislativo rispetto alla valutazione, che dà indicazioni anche in merito. Una delle cose che spesso propongo nei corsi che faccio con le scuole è come si legge una diagnosi. Nella scuola non dobbiamo essere dei tecnici, ognuno ha il suo ruolo sicuramente. Il fatto di capire però come si legge una diagnosi, capire soprattutto al di là degli indici, dei numeri, dei quantitativi, ma noi quello che dobbiamo capire è un profilo di funzionamento. Quindi come funziona un ragazzo, come funziona al meglio, quali sono i suoi punti di forza, ci aiuta a capire cosa fare. Perché poi chiaramente la diagnosi ci dà delle indicazioni generali, ma poi noi come insegnanti siamo gli esperti di didattica che dobbiamo declinare in qualche modo. Quindi capire il profilo di funzionamento mi aiuta anche a capire che misura approntare. Non dobbiamo dare a tappeto tutte le misure e tutti gli strumenti a tutti. Non serve appianare, io devo agire sulla difficoltà, devo comunque intervenire sulla difficoltà, non serve dare tutto, ma quello cui serve a questo ragazzo. Quindi il discorso di come leggere una diagnosi, perché compensare, perché dispensare. Ormai siamo esperti tutti, le misure dispensative sono, su tutto un elenco, le misure compensative sono elenco. Però il perché ci aiuta anche a capire perché dobbiamo fare questo. E anche in quello, anche se comunque ripeto, l'insegnante non è un clinico, però aiuta a capire che strada intraprendere. Capire la motivazione aiuta a capire che strada intraprendere nel dispensare e nel compensare. Il perché e poi il discorso di strumenti e misure, chiaramente entriamo anche un po' più nel merito. Io come vedete sono abituata a stare in piedi proprio perché non mi piace fare la lezione e neanche poi qua la platea non è numerosissima, ma è numerosa, per cui voglio dire, è chiaro che non è un laboratorio, non è, però vi prego, se volete intervallare, non magari, io non sono abituata non a fare le domande alla fine, ma magari invece ogni tot, magari su alcuni argomenti, proprio anche per rendere un po' più dinamica, così dinamico l'incontro, in modo che non sia proprio una lezione e poi alla fine le domande. Preferirei, anzi, se qualche chiarimento, qualche invece riflessione su quello che vedete nella scuola, ben venga intervallare al discorso in modo che diventi anche un po' meno noioso, un po' più dinamico. Quindi vi prego veramente di intervenire. Allora, brevemente, perché ahimè, cioè, meno male, queste cose ovviamente si sanno tutti, però è per crearci, ma proprio in due parole, un linguaggio comune di quello di cui stiamo parlando, no? I disturbi dell'apprendimento sono della difficoltà nell'acquisizione del controllo del codice scritto, della lettura, della scrittura e del calcolo, in presenza di normodotazione intellettiva, adeguate esperienze di apprendimento e in assenza di disturbi neuromotori sensoriali e disturbi psicopatologici preesistenti. Allora, normodotazione. Tutti voi sapete che si chiamano disturbi specifici perché non dipendono quindi da un ritardo cognitivo. È specifico dell'apprendimento. La diagnosi è una diagnosi differenziale a scrematura. Prima deve esserci, si fanno i test cognitivi e quindi deve esserci un quoziente intellettivo nella mente. Avrete visto anche nelle diagnosi, tanto intervalliamo anche con altre cose, il quoziente intellettivo, il ritardo intellettivo è sotto il 70. Sotto il 70 abbiamo un ritardo cognitivo, dal 70 all'85 abbiamo un FIL, che sarebbe il funzionamento intellettivo limite, siamo, e dopo rientriamo in un quoziente nella media.
Diciamo che una delle cose che si è sempre detto è che anzi deve prevalere il criterio della discrepanza, cioè in genere un bambino con un disturbo specifico dell'apprendimento, e questo ci tengo a dirlo perché non parliamo di DSA in quanto bambini DSA, ma con un DSA, no? Perché non dobbiamo identificare il sintomo col bambino, e questo penso che sia una cosa che valga per il DSA come per altri tipi di difficoltà. Dicevo, il criterio della discrepanza è molto importante. Spesso quello che viene citato anche in letteratura, ma a volte poi non troviamo così, però in teoria dovrebbe esserci una discrepanza tra il livello cognitivo e la prestazione delle abilità, quindi un livello cognitivo medio alto e poi delle abilità invece più lettura, scrittura e calcolo più carenti, anzi proprio deficitario. Quindi il paragone che si fa, si dice sempre, ha una buona intelligenza ma poi non riesce in quelle che sono poi le abilità di lettura, scrittura e calcolo, dove comunque non è chiaro che ci vuole un'intelligenza di base, ma non subentra la logica. La logica la mettiamo in altre prestazioni. Lettura, scrittura e calcolo sono abilità. Adeguate opportunità di apprendimento, altrimenti un bambino che ha sempre frequentato, che ha sempre comunque studiato, che altrimenti parliamo di lacune, ovviamente, non parliamo di difficoltà per questo tipo di... Quindi l'esposizione all'apprendimento e l'assenza di disturbi neuromotori, eccetera, e parliamo di disturbi psicopatologici preesistenti. Ci siamo, perché a volte sono secondari, sono in conseguenza a un disturbo specifico dell'apprendimento. Quindi un disturbo a volte non riconosciuto, un disturbo a volte dove comunque c'è una difficoltà, lo vedremo anche più avanti. L'origine è un'origine neurobiologica, quindi non è colpa della scuola, non è colpa della famiglia, se hanno utilizzato l'elementare metodo globale o meno, anche se ci sono determinate metodologie che agevolano l'acquisizione della lettoscrittura per i dislessici, che non è un metodo globale, ovviamente. Però cosa succede? A volte possono subentrare in conseguenza delle difficoltà a livello emotivo. È perché è importante, non è la causa, l'ambiente, sicuramente su questo abbiamo ormai dati certi, ma come risponde l'ambiente a questo tipo di difficoltà fa la differenza sull'impatto della difficoltà di questo ragazzo nel suo percorso e quindi anche della sua parte più emotiva, psicologica, di autostima, eccetera, eccetera, cose che sapete benissimo. Anche un disturbo più severo, ma se riconosciuto e in qualche modo guidato, accompagnato, riconosciuto a scuola, tenuto conto, scuola e famiglia, con dovuto le opportune misure e strumenti, può avere un impatto di difficoltà inferiore anche rispetto a un disturbo più lieve. Se invece non viene riconosciuto, si continua a dare la colpa al bambino, al ragazzo, di non impegnarsi, eccetera, eccetera. Poi sappiamo bene ormai i luoghi comuni, quello che si dice, non ti impegni abbastanza, eccetera. Come dicevo prima, il discorso di origine neurobiologica, rispetto alla lettura, quindi una difficoltà ad effettuare una lettura accurata e fluente, spesso deriva da un deficit nella componente fonologica del linguaggio. Uno degli indicatori degli screening che si effettuano alla scuola dell'infanzia è difficoltà nello sviluppo o ritardo nello sviluppo del linguaggio. Perché del linguaggio? Perché comunque la lettura e la scrittura sono una trascodifica del linguaggio. Quindi molto spesso è chiaro che non si può dire già che un bambino dell'infanzia sarà un futuro DSA o è un DSA. No, si può dire che ha un disturbo del linguaggio, un ritardo nello sviluppo del linguaggio ed è un soggetto a rischio di DSA. Anche se non necessariamente.
non è automatica la cosa, però è un soggetto a rischio come sviluppo di un futuro disturbo specifico dell'apprendimento. Le conseguenze secondarie, chiaramente, chi ha una difficoltà nella lettura ha una difficoltà nella comprensione del testo, della lettura, proprio perché non si è automatizzata questa abilità. Vi sto dicendo cose che sicuramente sapete, però per entrare un attimo nel merito, il discorso dell'automatizzazione è un po' l'elemento base degli studi specifici dell'apprendimento, dove comunque, soprattutto forse per i ragazzi che vedete voi a questa età, alle elementari potrebbero essere stati bambini che hanno imparato a leggere e a scrivere più tardi, che hanno avuto delle difficoltà nell'acquisizione della lettoscrittura. Arriveranno alle medie che comunque sanno leggere, non è che non sappiano leggere. Però l'abilità non è automatizzata. L'automatizzazione si fa sempre, il paragone nell'imparare ad andare a guidare, si dice all'inizio quando abbiamo imparato tutti, metto la prima, metto la seconda, devo pensare a quello che devo fare. Una volta che abbiamo imparato, andiamo in automatico e mentre guidiamo facciamo anche dell'altro, chiacchieriamo, facciamo delle altre cose, ci siamo? Se sono sotto la nebbia, state un po' tutti zitti, devo stare attento, non riesco. Perché ha un disturbo specifico dell'apprendimento, impara a leggere, però l'abilità non si automatizza del tutto, per cui intanto richiede una capacità attentiva maggiore, una risorsa cognitiva, un dispendio di energia e di affaticabilità maggiore rispetto a un compagno dove l'abilità si è automatizzata. E non mi permette un secondo compito, lettura e comprensione. Io sono talmente impegnato nella decodifica che non capisco ciò che leggo. Non perché abbia difficoltà di comprensione, ma perché se io posso fare un doppio compito se uno dei due è automatizzato. Se uno dei due non è automatizzato, io non posso effettuare un doppio compito. E questa è una delle variabili molto importanti in questa fascia di età rispetto al discorso dei disturbi dell'apprendimento, sia nella lettura che nella scrittura che nel calcolo. Il discorso, e questo lo rivedremo anche più avanti, il fatto del doppio compito. Quindi, se io ho un'abilità che comunque ho imparato, ma non è automatizzata, intanto spesso ci metto più tempo rispetto agli altri. Perché poi i dislessici recuperano, e lo vedremo anche più avanti, più sull'accuratezza che sulla rapidità. Quindi diventano più corretti, ma il tempo spesso è sempre maggiore rispetto alla media dei compagni con cui leggono. E l'abilità, e il secondo compito non è possibile, quindi uno dei due io comunque devo o dispensarlo o compensarlo. Non devo mai inserire due variabili a tempo, se una delle due non è automatizzata. Scrivere, leggere, comprendere, copiare dalla lavagna tutto il testo di un problema e poi risolverlo. Io la mia capacità, la mia risorsa cognitiva, se io ho una difficoltà di grafia, poi magari un problema di matematica, uno diceva a me, ma lui è disgrafico, è disortografico, problema di matematica, io no, io comunque ho impiegato tutta la mia risorsa cognitiva copiando il problema dalla lavagna. A questo punto ne ho molto meno per risolvere il progetto. Quindi noi dobbiamo, ogni tanto inserisco qualcosa, tanto da, poi ditemi se a voi vi ritorna anche rispetto alla vostra esperienza. Io devo capire qual è la variabile che voglio valutare in qualche modo e devo alleggerire, dispensare, compensare l'abilità deficitaria. Quindi un ragazzo che ha una difficoltà nella scrittura, devo capire come dispensarlo, come compensarlo su questa per verificare invece altre cose. Il discorso spesso che si fa maggior valutazione dell'orale rispetto allo scritto, quindi la modalità che è più adeguata per lui e in qualche modo lo dispensa rispetto alla sua abilità. Quindi non vuol dire che tutti gli strumenti, tutte le misure, ma quello sì, è capire che il suo profilo di funzionamento, so che la sua abilità nella scrittura lo in qualche modo lo penalizza, io allora capisco come approntare, perché a volte mi chiedono gli insegnanti, ma io questa come glielo faccio fare, questa verifica, eccetera. È chiaro che non è che
per tutte, poi ancora le elementari, le medie, poi quando si tratta delle superiori diventa veramente difficile rispetto a ogni materia. È chiaro che però se un insegnante capisce, e chiaramente anche col supporto, voglio dire, col scambio col clinico, capisce il profilo di funzionamento, riesce a trovare anche come esperto di didattica la strada più adeguata per questo ragazzo o per questa ragazza. Il discorso delle cause che abbiamo fatto prima, di origine neurobiologica, l'importante è l'impatto, però interagiscono i fattori biologici, ma interagiscono con quelli ambientali e a volte fanno un'enorme differenza, al di là della gravità del disturbo. Ad esempio, a me, in un classico, in questo momento ho una ragazzina con delle difficoltà incredibili nella lettoscrittura. Io non riesco, il 90% delle volte non riesco proprio a capire cosa mi scrive. Gli insegno matematica, però di matematica è molto brava, quindi riesce molto bene, ha delle ottime capacità logiche e nelle verifiche riesce bene. Ho poi altri ragazzi invece che hanno ugualmente, sono DSA, hanno difficoltà, sono dislessici e non riescono ugualmente bene comunque in matematica. Pur avendo apparentemente, da quello che vedo io, un problema meno grave. E allora è quello che mi è sembrato di capire, che effettivamente in quei casi lì i fattori emotivo motivazionali hanno avuto un impatto molto più importante che nel caso delle ragazzine, sebbene certo, siano comunque tutti casi seguiti, dichiarati, sì, eccetera eccetera. Però nel senso, quindi la mia esperienza mi ha fatto capire che in realtà la diagnosi, nel senso, il difetto biologico può anche essere gravissimo, ma sì, il codice della diagnosi, per dire, però no, proprio non sapevo come dire, sì. Nel senso, influisce di meno che i fattori emotivo che hanno invece un impatto devastante. Sì. E mi chiedevo, diciamo che, sì. E mi chiedevo poi in quel caso lì se, nel senso, in realtà, cioè, mi rendo conto che dovrei fare un processo di riabilitazione vero e proprio in quei casi. E quindi, cioè, proprio riabituare il cervello a vivere delle emozioni, cioè a abbinare delle emozioni positive alla risoluzione di un problema piuttosto che al... però c'è il professor Stella che dice sempre bisogna far sperimentare un'esperienza di successo, sì. Perché si parte da quello, il primo step, devi fare, ma per quanto minimo sia, cioè voglio dire dal bambino all'elementare che riesce a fare, però devi cominciare da quello, dove tu sperimenti un'esperienza di successo per poter in qualche modo, però poi dopo deve essere continuata, perché certo, sennò poi rimane, certo. Poi ci sono, ora ridurre, voglio dire, non è sempre facile, no? Poi da una parte ci sono caratteristiche comuni che hanno i ragazzini che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, poi ci sono le peculiarità personali e ci sono tantissime variabili che influenzano chiaramente. Ci sono bambini più rinunciatari, ragazzini più rinunciatari, ci sono invece quelli che sono più tenaci, che si accaniscono per 3.000 motivi, che sono quello dell'influenza ambientale rispetto a quello è, ma anche per caratteristiche personali, voglio dire, no? E quindi tutte queste poi impattano sulle loro difficoltà. Chiaramente fargli sperimentare un'esperienza, cioè cominciare da un'esperienza di successo dove loro si sentano competenti, è un modo per sbloccare a volte. Ci sono situazioni in cui c'è un blocco nell'apprendimento, no? Tanto io non ci riesco, soprattutto forse nella matematica spesso, perché, ma questo al di là di chi ha un disturbo dell'apprendimento, no? Perché la matematica spesso, sappiamo i luoghi comuni, no? Il pallino della matematica, eccetera, eccetera, poi out, non è graduale, no? È corretto, vabbè, cioè, quindi spesso c'è anche proprio un rifiuto e un pensare, ma tanto io non riesco. Quindi in qualche modo rimettermi in gioco e farli sperimentare con un'esperienza di successo è quello che dovrebbe in qualche modo smuovere un po' la situazione. Sì, ci sono tante
tante situazioni dove davvero a volte un disturbo anche meno grave impatta di più rispetto a un disturbo più grave per queste variabili sicuramente. Il ruolo del docente non è da poco per quanto riesce in classe, capisco che quando dico sempre, no? Io mi ritrovo da tutte e due le parti, quindi capisco che a volte un tecnico che fa i test eccetera, c'è un rapporto uno a uno, quindi riesce a capire eccetera, in classe spesso poi anche hai situazioni. Anche perché è difficile, perché mi rendo conto che alle volte dovrei tornare indietro, io sono a un certo punto magari, no? Con la classe, però per far sperimentare quelle esperienze di successo a quei ragazzini dovrei tornare indietro di un bel po'. E però diventa difficile, perché allora o faccio un'azione personalizzata che non sempre dal punto di vista appunto della motivazione, soprattutto per i soggetti rinunciatari, ha degli effetti positivi, e nel senso, quindi comunque dovrei abbassare molto la sticella, ma questo di per sé è un atto che non favorisce l'autostima, cioè il... E quindi diventa è un gioco di equilibri non facile, certo, è un gioco di equilibri non facile, dove in alcuni casi prevale un po' l'individualizzazione, in alcuni casi la personalizzazione, poi dipende anche da varie modalità che si possono attuare in classe, ad esempio anche nel lavoro a gruppi, in cooperative learning, cioè voglio dire, tutte queste attività effettivamente possono poi, queste modalità delle attività possono in qualche modo venire incontro davvero per tenere un po' insieme tutte le cose, no? Perché effettivamente poi le dice abbassare l'asticella eccetera, cioè è un difficile gioco di equilibri effettivamente da quel punto di vista, però è un po' l'avere la visione d'insieme della classe e capire come creare questo equilibrio, è un po' il ruolo del docente in questa mediazione e in questo ruolo di regina in qualche modo. Sì. Quello che dicevamo prima, il quoziente intellettivo, quello che un po' il profilo, un quoziente intellettivo nella norma, difficoltà ortografiche nella scrittura, la lettura stentata, difficoltà nel sistema dei numeri, del calcolo, a volte sono presenti, difficoltà nella comprensione del testo, del linguaggio orale, instabilità motoria, disturbi di attenzione. Ha un pattern di espressività che si modifica nel tempo, quello che dicevamo, l'espressività di disturbo si modifica nel tempo. Noi li possiamo trovare insieme, questi tipi di disturbi, o a volte anche isolati, insieme in comorbidità o isolati. Tutti sappiamo F81.0 è rispetto alla dislessia, F81.1 rispetto alla disortografia e disgrafia quando sono associate, F81.2 è la discalculia e se la disgrafia da sola invece è F81.8. Ci sono quelle che trovate un po' i codici nelle diagnosi che dovreste avere rispetto ai disturbi dell'apprendimento. Il discorso di instabilità motoria e disturbi dell'attenzione a volte sono in comorbidità, a volte sono secondari, quindi vuol dire che sono due disturbi in parallelo, a volte invece sono secondari, io sto meno attento perché comunque non riesco a seguire in qualche modo, quindi non è detto che uno abbia proprio un disturbo dell'attenzione primario, ma non riuscendo comunque per difficoltà a volte nella memoria di lavoro, nella memoria breve termine a seguire, quello che noto, ed è una delle cose che si nota di più, soprattutto andando avanti nel corso del percorso di studi, è una difficoltà attentiva, anche se non è un disturbo dell'attenzione. Volevo dire un'altra cosa, il pattern di espressività, cioè, ecco, no, volevo ricollegare un attimo al discorso anche del perché dell'esperienza di successo, proprio perché è una componente strettamente associativa. Noi ripetiamo un'azione che ci procura successo. Allora, anche perché a volte, non per questo, perché noi dobbiamo dire cose diverse, ma anche proprio per capire.
anche noi adulti, se una cosa non ci riesce, non è che ci viene tanta voglia di fare, anzi, la facciamo il meno possibile. La stessa cosa viene nell'apprendimento. Quindi un ragazzino che avrà difficoltà nella lettura, noi diciamo, però devi leggere perché fai fatica, eccetera. Ma è ovvio che, essendo una cosa che non che comporta difficoltà, viene in genere rinuncia a farla o comunque non la ripete. E paradossalmente chi legge bene legge ancora di più e quindi leggerà sempre meglio. Chi ha difficoltà nella lettura tendenzialmente, a meno che no, devi fare esercizio, devi fare l'educazione, devi fare riabilitazione, tendenzialmente come sua volontà leggerebbe meno e quindi la difficoltà in qualche modo non è che aumenta, però non viene comunque compensata o comunque allenata l'abilità. E questo pensiamoci un po' davvero anche noi quando una cosa non ci viene tanto, non la ripetiamo, perché si ripetono in genere delle azioni che ci riescono. È proprio una regola così associativa, psicologica, nel senso viene ripetuta un'azione che ci procura successo. Quindi se noi vogliamo invogliare un bambino a fare esercizio, partiamo sempre da qualcosa che riesce a fare per poi progredire. Cosa compromette quindi? Il disturbo, la rapidità, fluidità della lettura, della scrittura, la correttezza, l'uso cognitivo dello strumento. L'uso cognitivo perché la lettura serve per studiare. Quindi se io faccio fatica a leggere, faccio fatica a studiare. Quindi l'uso cognitivo della lettura per lo studio, della scrittura quando dovrò scrivere dei testi, eccetera, eccetera, delle abilità. Quindi soprattutto, proprio perché nella scuola primaria c'è l'acquisizione delle strumentalità di base e soprattutto nella scuola secondaria inizia più prettamente l'abilitare e l'utilizzo proprio cognitivo dello strumento, chiaramente è dove fanno più fatica, anche se hanno imparato a leggere. Quindi hanno il dislessico ma legge, sì, legge, però è tutto. Sono tutte le altre cose conseguenti che non riesce a fare, proprio per il discorso che facevamo prima dell'automatismo, del doppio compito e dell'uso cognitivo dello strumento, che chiaramente è il secondo step che non riesce a fare in qualche modo, anche se ha imparato a leggere. Allora, quello che dicevamo, che la lettura migliora dopo la scuola primaria, ma le difficoltà aumentano, sicuramente almeno. Che esperienza avete voi più o meno? Che aumentano, confermato. Va bene. Una delle motivazioni, intanto, col procedere della scolarizzazione la lettura è sempre più importante per fissare contenuti, delle discipline e intanto la scuola diventa sempre più veloce. Una delle variabili è la variabile tempo determinante, appunto. Perché tempo aggiuntivo? Perché la variabile tempo. Un dislessico in qualche modo può un pochino compensare, può un pochino in qualche modo recuperare l'abilità, ma a scapito del tempo, l'abilità che può essere di lettura, di scrittura, spesso trova gli errori nella seconda rilettura di quello che scrive, di impatto può essere che nella prima parte di una cosa scritta la stessa parola la scriva in modo corretto, nella seconda parte in modo sbagliato. Perché comunque nella prima parte il livello attentivo è maggiore, nella seconda parte cala. Ma uno dice, ma basta che stai attento. Non è così. Perché se le abilità sono automatizzate, come dicevamo prima, non ci devo mettere un'attenzione alta, è un processo basso. Quello che ci metto nell'abilità di scrittura e calcolo deve essere un processo basso, non ci devo mettere tanto a pensarci se come scrivo una parola. Ormai mi viene un automatico, se ci metto più tempo vuol dire che l'abilità non è automatizzata, se i calcoli a mente non mi vengono subito, se 3x4 non dico subito 12, 10-3 7, quando facciamo le prove in valutazione si hanno 2 secondi per la risposta dei fatti aritmetici, che sono le tabelline, che sono i calcoli entro la decina, perché la variabile tempo, perché questi ragazzi a quel punto hanno imparato, ma quella che fa la differenza è la variabile tempo. Per fare i calcoli ci metto comunque, ce la faccio, ma ci metto più tempo, vuol dire che non è automatizzata l'abilità. Però posso chiedere, va. Perché in realtà nella mia esperienza i ragazzini
dislessici, anche in presenza di maggior tempo, il loro tempo non lo riescono a usare, tant'è vero che spesso preferiscono delle verifiche ridotte, perché comunque devono stare concentrati per veramente un periodo troppo, cioè poi diventa troppo lungo, nel senso che è vero che hanno bisogno di più tempo, ma significa anche rimanere concentrati per più tempo. La rilettura e la rilettura e la cosa non sono una pratica per nessuno studente, non sono sì. D'accordo, tanto meno per gli studenti dislessici, o meglio, talvolta quando ci sono due particolarmente sensibili allora lo fanno più loro che altri, ma se no la pratica della rilettura e del controllo di quello che hanno fatto è uno sconosciuto che non so cosa abbiamo fatto noi alle elementari, alle medie per fare tutto, per fare questo, però effettivamente non è una buona pratica, cioè, non è una consuetudine. Sono d'accordo. Allora, sia su quello, sulla prima parte che hai detto, nel senso che infatti una delle indicazioni che si danno concedere tempo aggiuntivo o una riduzione quantitativa degli esercizi. Anche lì va un attimo valutata la cosa, nel senso che a volte è un problema organizzativo, anche c'è il cambio d'ora, cioè quindi scendiamo un po' nella pratica, voglio dire, della scuola, perché poi voglio dire quello che quindi c'è il cambio d'ora eccetera, allora è meglio una riduzione quantitativa, ma anche proprio per i ragazzi, soprattutto chi ha difficoltà attentive o primarie o secondarie o comunque conseguenti, quel che vogliamo, è meglio sempre una riduzione quantitativa rispetto al tempo aggiuntivo, quello sicuramente. Non è una regola generale, non è che anche questo, non dobbiamo dare, come dicevo prima, tutto a tutti e a tappeto tutte le cose, però laddove vediamo effettivamente che comunque c'è un po' di difficoltà di attenzione e concentrazione, è meglio sicuramente dare la riduzione quantitativa. Il discorso della rilettura, ahimè, è vero che non è una consuetudine acquisita da parte di tutti, direi. Ci sono dei ragazzi che però forse è più facile davvero, come dici tu, che lo facciano magari eventualmente qualche ragazzo con disturbo dell'apprendimento, dove comunque rileggendo si trova gli errori, che magari altri. È una buona abitudine, una buona pratica che bisognerà in qualche modo trasmettere. Io ricordo che c'è una cara amica che, a metà quindi, non giovanissima, e all'epoca non era stata diagnosticata, ma era stata diagnosticata da adulta, quando faceva le superiori diceva sempre, faceva il liceo scientifico, mi rimandavano tutti gli anni di matematica. D'estate studiavo, ma neanche tantissimo, ma cosa succedeva? Che nell'esame di settembre avevo più tempo. Quindi nel tempo aggiuntivo che avevo, nel tempo, non che gli dessero tempo aggiuntivo, l'esame era più lungo rispetto a una verifica durante l'anno, avevo tutto il tempo di andarmi a riguardare i segni, cose che avevo messo, e quindi riuscivo. Quindi in quel caso lì era una cosa evidente che la variabile tempo serve. Bisogna in qualche modo evitare anche a questo, sicuramente, perché alcuni hanno tempo aggiuntivo e non lo utilizzano. Sono d'accordo, perfettamente d'accordo, non è che poi voglio dire, scendiamoci nella pratica, no? Voglio dire, come poi vengono vissute queste cose, alcuni non utilizzano, alcuni non vogliono utilizzare gli strumenti, soprattutto ancora quando siamo alla primaria, ma poi diventando più grandi hanno più reticenza nell'utilizzare gli strumenti. Però chiaramente questa è una variabile importante. Accuratezza e tempo e rapidità quando un'abilità non automatizzata non regola. Per essere più corretto ho bisogno di più tempo, se vado più veloce sbaglio. Tutte e due è proprio tipico dell'abilità non automatizzata. Rapidità, accuratezza insieme non ci sono. Ma dalla mia esperienza personale, essendo di SA, avere più tempo è un'agevolazione più evidente che avere degli esercizi in meno. Più evidente rispetto agli altri? Sì, gli altri non notano di più. Comunque, almeno l'università non è così, infatti ho iniziato ad usarlo, ma prima c'è sempre caos in classe, quindi non riesce a concentrarsi.
diventa più non ti serve. Stai parlando di superiori, di secondaria, prevalentemente di superiori. Scusa, tu dicevi per il caos oppure anche per il discorso di confronto con gli altri? Entrambe le cose. Entrambe. Se ti metti d'accordo col professore che ti toglie un esercizio, ti metti d'accordo tu. E non per forza bisogna mettere i manifesti. Il manifesto. Invece se ti danno del tempo in più, lo vedono tutti. E in più, proprio per il fatto che comunque c'è il cambio d'ora, gli altri comunque hanno finito, cosa fai? Non stanno lì sul banco, no? E quindi anche tu se sei lì che stai cercando di concentrarti c'è comunque rumore e ci riesci meno. Cioè, poi voglio dire, poi dobbiamo scendere nella realtà e vedere davvero quelle cose pratiche come... Non sono contrario al tempo più, non ho E quindi riducendo gli esercizi? No, ma non lo do, ma non lo do, perché se no c'è difficoltà attentive. Certo. Ti vuoi male invece che 20 minuti dargli 2 ore, cioè, voglio dire. Sì, no. Questo che tu riducessi, la serva, però riducevi gli esercizi. Certo, però. è un ragionamento. Se uno già, poverino, fa fatica a stare attento, perché lo devi obbligare a fare? Cioè, questa è la prima volta che ho sentito parlare di DSM. Certo, certo. No, ho capito questa cosa, per cui io gli dico, tu fai dove arrivi e poi siamo tutti contenti. La cosa invece che si nota è che tante volte il DSA, come quello che abbiamo adesso, e ci sono i miei colleghi qui, vogliono consegnare per primo. Questo è un altro problema. È un altro bel problema. E un altro è che dove potrei, io lascio usare la calcolatrice a tutti, e poi tutte le mattine chiedo chi non ha la calcolatrice, il DSA. Non la porta. I ragazzi con DSA. No, quelli di DSA non ce l'hanno e non la sanno. Questo è un problema che io sto affrontando con i genitori, perché dico, mi ho fatto una casa così, la documentazione, e non le compro 10, ma la dice, se ne prendo una casa, non ce l'hanno, non la sanno, non la sanno, decima, scusa. Se io ho un figlio con una gamba rotta, io ti faccio fare il gesto, voglio dire. Se ho, ce l'ho diciamo, non per questo perché non debba giustificare, perché vuol dire gli strumenti li devono portare, però chiaramente spesso questi ragazzi hanno un po' di difficoltà organizzative e in qualche modo è chiaro che la famiglia in qualche modo no, non voglio dire perché l'insegnante ti porta la realtà, certo, certo, anche di famiglie super sentite. No, ci sono, però è anche vero ad esempio che a me è capitato di ragazzi di DSA che ti raccontano alcuni DSA che ti raccontano anche che ad esempio consegnano per primi perché la verifica gli fa talmente tanta angoscia che la vogliono soltanto che la eliminare da loro. Consegnarlo è un modo per liberarsi di una cosa che li angoscia terribilmente, per cui lì è veramente una questione di... Sì, è chiaro che voglio dire ci vuole il tempo, ci vuole... Gliela restituisci, riguarda. Per alcuni può essere ad esempio, si dice che hanno come un impatto visivo, quindi un inquinamento di troppa roba. Il lavoro magari stai, fai il primo pezzo, ci si prova, è chiaro che voglio dire, non è così, non è che uno dice vabbè diamo misure e strumenti e tutto risolto, no, diamo misure e strumenti ma comunque vanno personalizzati, comunque ci sono 3000 variabili da tener conto e capire il perché ci consegnano prima, in effetti dobbiamo un attimo e in qualche modo a volte educare anche, perché poi c'è una non abitudine a fare certe cose, la rilettura, a tante cose, cioè voglio dire, ma questo con tutti gli studenti, cioè voglio dire, e quindi ci spetta anche questo aspetto quando sappiamo che invece ne servirebbe, giusto, ne servirebbe la rilettura, servirebbe che questo tempo lo utilizzassero invece di consegnare, e per ciascuno nei limiti e nei tempi in cui si riesce a capire il perché davvero, provare diverse strategie dando uno step alla volta di lavoro da fare, vedere se questo fa una differenza rispetto al vedersi questa montagna, perché a volte si vedono una montagna e quindi non ci provano neanche, cioè a volte non dipende,
consegnano bianco quando consegnano prima o consegnano... No, no, io faccio una verifica poi della settimana, quindi è poca roba, quindi... È già diviso step. L'impatto lì non ce l'ho già, è già diviso, l'ho già elaborato per tutta la classe, quindi non è quello. È vero quello che lei ha detto all'inizio, cioè che non è diverso, per fortuna. Ed è il motivo per cui insegniamo sempre i ragazzi che sempre persone diverse. Certo. Perché certo. Ognuno proprio se la vive in un modo completamente diverso e dipende anche appunto dalla persona del collettivo, assolutamente. Ci sono tante variabili, poi spesso a volte abbiamo, in genere il criterio della discrepanza dovrebbe essere davvero uno dei criteri evidenti, quindi di un buon livello cognitivo, che è quello che in qualche modo trova delle strategie alternative, ci siamo. A volte invece abbiamo dei livelli cognitivi che sono più deboli. Più deboli. Ahimè, poi abbiamo anche, a volte, quando parliamo di funzionamento intellettivo limite, che vabbè, io vado un po' avanti e indietro rispetto agli argomenti, e quindi siamo un discorso border, che ahimè, se andiamo a vedere, se non ha la 104 per qualche motivo, perché in teoria è meno tutelato di un DSA, se andiamo a vedere, perché poi rientra nel BES, perché il funzionamento intellettivo limite rientra nel BES e ha meno tutele forse dei disturbi dell'apprendimento, un po' nella pratica quotidiana. E lì è forse per certi aspetti più difficile, nel senso che se non altro con un discorso di discrepanza del cognitivo rispetto alle abilità si possono trovare comunque delle strategie, si provano delle strategie alternative con cui arrivare agli obiettivi. Con un funzionamento intellettivo limite abbiamo più un'omogeneità di difficoltà, più una difficoltà più omogenea, e per cui allora e però non, al tempo stesso non possiamo fare un percorso individualizzato, quindi sbaglio? Sì, è quello che ecco, che ci va, infatti no, però voglio dire, è giusto anche un attimo confrontarle, no, queste evidenze magari. Ok, qua vediamo il discorso che si faceva perché le difficoltà aumentano, perché comunque aumenta il carico di lavoro, perché le cambia l'utilizzo dello strumento della lettura, scrittura e calcolo, diventa un utilizzo cognitivo e comunque il carico di lavoro cambia. Io spesso faccio l'esempio col fatto di avere una mano slogata. Io posso avere una mano slogata, ma se voi mi chiedete tira sulla bottiglietta ce la posso fare, ma se voi mi chiedete tira sulla cassa non ci riesco. Quindi cosa succede? Che la slogatura è sempre la stessa, quindi il ragazzino è dislessico, ma se la richiesta è maggiore, chiaramente la difficoltà è maggiore, perché aumenta il carico di lavoro. Questo spiega anche un po' anche cose che magari dirò anche più avanti, rispetto a volte alle diagnosi tardive. Quelle che dicono, ah, ma l'elementare non era dislessico, lo diventa alle medie, dice, ma come mai? Le motivazioni sono tante. Una può essere comunque un aver non identificato, ci dovrebbe essere l'individuazione precoce dei disturbi dell'apprendimento attraverso screening, attraverso osservazione, eccetera. Non è stato dato la giusta motivazione alle difficoltà del bambino, ma si è interpretato, non si impegna abbastanza, è pigro, passa un periodo particolare perché non lo so, magari i genitori separati, cioè si danno imputazioni diverse a quella difficoltà. Oppure cosa succede? Che la scuola primaria la difficoltà è un pochino, quando non parliamo chiaramente di un disturbo severo, la difficoltà è un pochino, ma il gap con gli altri non è altissimo. Con l'aumento del carico di lavoro, andando avanti, il gap aumenta, perché aumenta il carico di lavoro, per cui il bambino non è che sia peggiorato, il bambino rispetto a se stesso è migliorato, ma rispetto alla classe di riferimento, all'età di riferimento, il divario è maggiore, e quindi per questo che a volte ci sono delle diagnosi successive, tardive. Però allo stesso tempo non dovrebbe esserci anche in parte una compensazione, perché poi a un certo punto, voglio dire, si vedono, spesso capita in terza media, ragazzini che improvvisamente fanno una sorta di
come dire, di salto, no? Di qualità che hanno fino prima e seconda veramente non sapevano dove stavano girati e poi dopo cominciano in qualche modo a saper usare meglio gli strumenti, a compensare in generale proprio. Quindi c'è anche quello. Sì, però sì. Se no ci deprimiamo troppo. Allora, è la slide successiva, non a caso, no? Che ci sono? Cosa succede nell'adolescente? Volevi dire qualcosa? Aspetto aggiuntivo. Che rispetto alla diapositiva precedente. Sì? Devo tornare? Grazie. Io me lo sono appuntato, però non mi era tanto chiaro. Questa? Se quelle, esatto. Se quel grafico rappresenta la richiesta da parte della scuola o la capacità dello studente. No, questa è la richiesta. È la richiesta da parte della scuola. Sì, la richiesta. Alimentari più o meno, 5-20 pagine. Ok, quindi questa è la richiesta per farci capire quant'è il carico, no? Poi a seconda il carico di lavoro, certo, a seconda chiaramente della gravità del disturbo, per cercare di entrare un po' anche sì. In ottica. Vi sto dicendo cose già scontate, non lo so, datemi un po' un feedback, nel senso che voglio dire, se no vado oltre, se sono cose già scontate. La riduzione del carico, ponendo che veramente ci siano 20 pagine. Sì. Da quanto a quanto? Pensando a un caso gravissimo rispetto a un caso lieve. Dipende. Allora, qui c'è da dire anche questo, se c'è un utilizzo dello strumento, della sintesi vocale, voglio dire, non è che poi dobbiamo un pochino dobbiamo ridurre, però il ragazzino con dislessia utilizza la sintesi vocale, quindi il doppio canale visivo uditivo, quindi la sua abilità in qualche modo è compensata, la sua abilità deficitaria è compensata dallo strumento, quindi okay. Come si dice sempre, poi dipende, ci siamo, certo. Non è che ci sia una regola da 20 fai 15 o da 20 fai 8, cioè fai la metà. Intanto chiaramente alla scuola media ormai l'utilizzo degli strumenti ci deve essere, mentre con la scuola primaria arriviamo piano piano all'utilizzo degli strumenti, non è necessario utilizzare la calcolatrice alla primaria o utilizzare già il computer, ci si arriva magari alla fine quando si è fatto un buon lavoro e si vede quanto è compensato il bambino. E alla scuola secondaria, a seconda del grado di difficoltà, l'utilizzo dello strumento è essenziale. Con un buon utilizzo dello strumento, tutto sommato, si può ridurre il carico un pochino, ma c'è già una bella differenza, voglio dire. La cosa essenziale è l'utilizzo dello strumento, al di là della riduzione quantitativa. Non so se ti ho risposto. Sì, no, stavo immaginando i casi nostri, che la sintesi vocale in che senso? Che ho un programma che le legge Word. Esatto, che legge. Però poi nella pratica è difficile secondo me questa cosa. Ci vorrebbero tutti i libri digitali. I libri digitali comunque adesso, anzi prima ce n'erano, adesso poi vabbè, attraverso l'associazione anche italiana di dislessia. Il problema è che voi avete l'adozione alternativa, giusto? Però ci sono sintesi vocali che leggono i programmi Word. Cioè. Sì, abbiamo. File ce l'abbiamo, se non usiamo il libro, abbiamo il file, sì, sì, cioè io ho visto che i ragazzini, la sintesi vocale in assoluto è quasi la cosa paradossalmente che dovrebbe aiutare di più e che invece è utilizzata quasi in assoluto di meno, sono pochissimi anche a casa, dice. Sì. Così. Laddove, laddove ci sono spesso, si chiamano mamme o papà, le sintesi vocali, tante volte, quando ci sono delle mamme e dei papà che leggono, fanno la lettura mediana, che anche lì ha un senso la scuola primaria, ci siamo, iniziare con magari papà e la mamma che leggono, però il fatto della sintesi vocale è una fonte di autonomia, cioè anche nella crescita maturazionale del ragazzo dovrebbe essere il modo per essere più autonomo, per staccarmi di più, perché riesco a fare un po' qualche compito da solo, cioè è un modo anche per crescere, perché altrimenti davvero è sempre
una perenne dipendenza un po' dai, dai genitori, che è la linea evolutiva naturale, no? Di tutti i bambini, che piano piano, voglio dire, sono aiutati dai genitori, poi sempre meno, e attraverso lo strumento un modo per davvero per farli diventare autonomi. Lì dipende un po', le variabili anche lì sono tante, voglio dire, quanto il genitore insiste perché comunque utilizzi lo strumento e quanto invece vuole in qualche modo sostituirsi al ragazzino, aiutarlo, continuare, cioè di far capire al genitore che ti devo aiutare a essere autonomo, non ti devo aiutare a essere dipendente, è un po' la fase più critica. Perché poi lo aiutano, ma lo aiutano a essere sempre dipendenti. Invece il fatto è chiaro che bisogna insegnarli a utilizzare la sintesi, come bisogna insegnare, che ne so, le mappe, cioè voglio dire tutte le cose da utilizzare. Chiaro che hanno bisogno di un mediatore che insegni, però poi lo scopo è l'autonomia, non è lo scopo la dipendenza. È quello che fa un po' la differenza, che non è facile, voglio dire. Però forse far capire un po' al genitore che la funzione è quella, nel passaggio piano piano a essere più autonomi, l'aiutarli a essere più autonomi. Io seguo una ragazzina di inglese che è dislessica e noto che lei ha la possibilità di usare le mappe, però appunto a scuola le professoresse anche di sostegno, perché lei poi ha delle problematiche più ampie che non ho poi approfondito, non gliele fanno, non gliele insegnano molto bene, e quindi anche lei mi dice: io questo libro per me è troppo scritto, e per arrivare a una pagina ci mettiamo davvero un'ora, due ore per fare una pagina, e ci sono libri che sono più facili e altri più difficili a seconda anche delle immagini e tutto. E quindi anche lì le mappe sono state molto difficili da creare, cioè ci abbiamo lavorato tanto e adesso sta iniziando a farle da sola, ma solo con quella materia, perché la facciamo insieme. Con le altre però, per esempio, si trova tanto in difficoltà, anche storia o le altre, non riesce proprio a farle, lei le superiori, tutte superiori. E niente, quindi è che non riesce, cioè lei ha proprio difficoltà, tutto questo scritto non lo riesco proprio a fare. Però se glielo legge la sintesi vocale? Non lo so, perché lei anche se rifiuta, gli ho detto: ma se usiamo il computer? No, il computer non lo perché voglio. Perché spesso noi abbiamo di fronte questi ragazzini che di fronte, cioè fanno fatica se gli metti il pezzo scritto grosso davanti, però qualsiasi altra cosa che non sia la lettura di una voce, così dire, non una sintesi, ma una voce... Hanno un po' muro. È vero che probabilmente un po' l'abitudine aiuta, cioè probabilmente l'abitudine entra anche un po' in gioco in questi casi qua, no? Se non si è abituato, poi abituarsi a un qualcosa di nuovo comunque crea delle difficoltà. Ed è anche vero che, nel senso, loro a scuola sono abituati che magari sentono, nel senso, l'insegnante che legge magari i testi e poi magari questa cosa è rinforzata a casa con i genitori, e quindi in realtà con lo strumento non hanno il tempo di abituarsi, cioè dovrebbero poterlo utilizzare anche a scuola, cioè quello è... Con le cuffie sì. Ci vorrebbero le cuffie. Sì, il discorso dell'abitudine è verissimo. Io a volte quando... Volevi dire qualcosa? No, io non dovevo... Ah, ok, finisco un attimo. Il discorso dell'abitudine è che riescono a percepire che riescano, che traggono un vantaggio da questa cosa, che ci vuole un pochino di tempo. Nel senso che, ad esempio, alcuni problemi, difficoltà nella scrittura, utilizzare il computer, io dico sempre, allenatevi prima a casa, facendo dei compiti, eccetera, eccetera, e poi lo portate a scuola per fare giusto il testo, il tema, eccetera, eccetera. Altrimenti, se non sono abituati, chiaramente diventa uno svantaggio, quindi non lo colgono. Loro devono cogliere che questo diventa un vantaggio. All'inizio ci vuole un pochino di tempo, ci vuole un'abitudine, ci vuole un pochino di sforzo, ma io, se posso pensare ad esempio a me, quando ho iniziato a scrivere al computer, io che non sono una nativa digitale all'inizio, adesso effettivamente voglio dire, e lo colgo come vantaggio. Per cui anche nella sintesi vocale, nell'utilizzo del computer, noi utilizziamo un po' degli strumenti. È chiaro che c'è un'educazione, un'abitudine, come dici tu, dove loro devono fare un po' di allenamento, e dove, se colgono che c'è effettivamente poi un vantaggio, diventano veloci, c'è il correttore ortografico, quindi mi accorgo dell'errore,
in qualche modo la mia grafia non è come prima, che non riesco neanche io a capire cosa stavo scrivendo, figuriamoci il professore. Ah, effettivamente meglio. E tutto sommato alcuni, non dico la maggioranza, però non dico tutti, no, però se colgono questo superano anche un pochino quell'impaccio da giusto davanti agli altri non utilizzo lo strumento. Se mi accorgo che effettivamente ho un bel vantaggio, ma non vantaggio rispetto agli altri nel senso che sono favorito, ma rispetto alla mia difficoltà in qualche modo, superano un pochino anche questa questo impaccio nell'utilizzarlo davanti agli altri, che è un po' tipico della scuola secondaria e della scuola anche superiore, no? Dove davanti agli altri, anche se andiamo a vedere l'utilizzo, come dicevi tu, mi sembra che la calcolatrice la fai usare a tutti. Scusa, la collega. La piccola nera. Come non detto. L'utilizzo, cioè utilizzare un computer non è quell'oggetto chissà così strano, per cui voglio dire a volte si fanno anche proprio, ma è chiaro che ci vuole una mediazione da parte dell'insegnante in qualche modo di... Anche perché poi la mediazione ad esempio col genitore a casa implica una relazione, non sempre poi questa relazione ha un impatto positivo. Ecco. Tu dici relazione tra genitore e figlio? Sì, cioè, non in generale, ma nel momento proprio del... Certo, fare i compiti dei figli è sempre la cosa più... Sì, ecco. Sì. Lo so, però ad esempio il discorso del computer presuppone, va bene, questo compito adesso ti metti lì, lo fai piano piano, ma te lo fai il computer, per dire. Quindi vuol dire non è che poi il genitore deve stare proprio, però lo si abitua piano piano. Cosa volevi chiedere? Aiuta molto, introdurlo gradualmente, no? Lo strumento, però secondo me è fondamentale introdurlo presto, cioè iniziare a farlo dare magari poco ma presto, perché arrivare al liceo e partire da zero è un problema. Immagino. Allora, facciamo l'esempio del computer. Io quello che consiglio sempre è iniziare ad esempio, almeno che a seconda delle difficoltà, diciamo, però io in genere dico sempre alla fine della scuola primaria, in modo da arrivare alla scuola secondaria un po' già imparati, no? Quindi già un po' imparati all'utilizzo dello strumento, in modo che non ci sia del cambiamento, allora c'è il cambiamento della classe, dei compagni, dei professori, ordine scuola, tanti libri, non ci capisco, eccetera, eccetera. In più ho anche il computer da utilizzare davanti agli altri, che è una classe nuova, non ci penso neanche. In quello devo già essere un po' imparato, in modo da arrivare. E poi penso che da più piccoli ci si pensa, ti dà meno fastidio. Infatti. Ci pensi meno, c'è anche meno giudizio. Infatti. C'è molto divario. Sì, ma infatti parlavo. E tu giudichi molto i tuoi compagni, sì. Quindi rispetto alle elementari. E poi l'altra cosa, sul togliere il materiale da studiare a casa. Sì. Che hai detto che se ho lo strumento, lo so usare bene, compenso come quello. Non solo, però... È più importante, cioè è più importante quello che togliere. Sì, io... anche togliere, però tra i due è inutile che io tolga 5 pagine, ma se le devo leggere, capito? Piuttosto sì, ne tolgo 3, ne tolgo 5, eccetera, ma la cosa importante è utilizzare lo strumento. Perché mi sono accorta che per quanto che mi agevoli a leggere, però comunque la quantità, la differenza di tempo dedicato a studiare. Certo. Lo stesso programma, certo. Io con i miei amici riuscivano a pomeriggio, io non ci esco. Poi è importante, ho preso anche quello. No, grazie della testimonianza, perché voglio dire, è utilissima. Sicuramente una poi delle variabili, ma cosa succede? Che spesso poi quegli accademici, comunque eccetera, ci tengono tenaci, eccetera, però che cosa? A costo di non aver poco tempo libero, non andare in palestra, cioè tutte queste, mentre un altro ragazzo, sì, poi uno dice, ah però ce l'ho fatta, sì, però a fronte di una fatica... C'è una relazione più grande, perché ne sono accorta dopo, però anche nella classe, nell'adolescente, che tipi di, stiamo parlando sempre di dislessia, ma chiaramente sempre rispetto ai disturbi, no? Abbiamo
ti sto coprendo, una dislessia recuperata, le prestazioni del soggetto con pregressa diagnosi sono comparabili in tutti gli ambiti a quelli dei normolettori, comparabili come rapidità, come accuratezza, diciamo che siamo abbastanza nei parametri della media. Compensata, la lettura di materiale significativo, testi e parole è abbastanza fluente, lenta ma non sempre sotto soglia, un pochino c'è il discorso che facevamo prima, si recupera in accuratezza, ma quindi si fanno meno errori, ma con un pochino più di tempo, mentre la lettura di non parole è significativamente lenta e inaccurata. Lettura di non parole, quindi perché? Perché noi andiamo per, brevemente, noi leggiamo attraverso la via lessicale e la via fonologica. Chiaramente un soggetto con dislessia recupera attraverso la via fonologica, in via lessicale, poi vabbè ci sono anche due tipi di dislessia, però prevalentemente recupera per la via lessicale, quindi perché cosa fa? Nella lettura noi andiamo per anticipazione lessicale, se noi leggiamo delle parole, campa, sarà campagna, ci aiuta a essere più veloci. Un brano ci aiuta a essere il contesto più veloci, c'era una volta, ci aiuta, ci siamo. Quindi l'anticipazione lessicale e l'anticipazione di contesto mi aiutano in qualche modo a essere più corretto. Infatti cosa succede? Se leggo spesso con un ragazzo con disturbo dell'apprendimento, legge una parola sbagliandola, poi si accorge che magari nel contesto non c'entra, torna indietro, ci siamo. Quindi il contesto mi aiuta a essere più corretto, al tempo stesso anche a essere, anche se un pochino più lento, ma quindi sotto soglia, ma essere un vocino più veloce. La caduta significativa è nella lettura di non parole o di parole a bassa frequenza. Le non parole nella scuola, ad esempio, sono l'apprendimento di una lingua straniera, o altrimenti parole a bassa frequenza sono il lessico specifico di determinate materie scientifiche, che so, di qualsiasi materia. Quindi in quelle comunque c'è una caduta e quindi anche nell'accuratezza. Dislessia persistente, quindi però voglio dire, in qualche modo potrebbero essere ragazzini che arrivano comunque alla scuola secondaria che dice vabbè però legge, è dislessico ma legge tutto sommato, chiaramente con tutti i risvolti di cui parlavamo prima, no? Di comunque aver magari studiato tutto il pomeriggio mentre gli altri potevano studiare quindi in 1 o 2 ore, di comunque fare fatica a comprendere perché impegnati nella decodifica della lettura. Tutte queste componenti che dietro però ci stanno, anche se la lettura in qualche modo è compensata. La dislessia persistente, tutti i parametri di lettura, in tutti gli stimoli, quindi del testo, delle parole e delle non parole, che poi vedremo anche nelle diagnosi, che sono le prove che facciamo quando facciamo una valutazione, sono sotto soglia, rimane questa persistente difficoltà. Quindi ci sono ragazzi che, un po' comunque per il gap di cui parlavamo prima, che vuole dire rispetto alla classe di riferimento, ma magari parliamo di un disturbo severo, non sono riusciti né a recuperare né a compensare. Il discorso delle diagnosi tardive ne abbiamo parlato prima. Cosa succede quando a volte ci sono delle diagnosi tardive per tutto il discorso o di individuazione tardiva o di o di aumento del carico di lavoro rispetto a una difficoltà alla scuola primaria che magari era inferiore. Il discorso di nella lettura compensata, quanto arrivano a leggere delle sillabe al secondo, quindi stimoli significativi, quindi che fanno un po' parte del lessico, senza commettere errori, perché c'è un compenso lessicale in qualche modo. Invece, come dicevo prima, parola bassa frequenza, lessico specifico, e permane il deficit di automatizzazione, quello di cui parlavamo prima, la prontezza nella risposta. Quindi sono anche corretto, ma non è automatico, non è automatizzata, mi occorre comunque un po' più di tempo. La risposta non è automatizzata nei fatti aritmetici, nella lettura, nella scrittura. Ci vogliono le doppie o non ci vogliono questa parola? Non è automatico lo scrivo.
a volte persone giusto con un disturbo della scrittura hanno compensato abbastanza, ma se scrivono tipo alla sera, che quindi sono un po' più stanchi, scappano degli errori. Voglio dire, ora, a meno che non dobbiamo scrivere, cioè quello che non possiamo concentrarci quando siamo più stanchi potrebbe essere contenuto se dobbiamo scrivere una cosa, ma sugli errori, se tutto vuole uno o due T, cioè voglio dire, non ci dobbiamo pensare tanto, quello va un automatico. Invece chi ha un disturbo e in qualche modo anche magari è un po' compensato, è facile che quando è più stanco, perché è sempre il discorso dei processi bassi e processi alti. Questi processi dovrebbero avere un livello attentivo basso e quindi quello alto lo concentro su altre capacità, invece c'è sempre un'attenzione alta, anche se compensata, per cui un dispendio di attenzione e di sforzo cognitivo maggiore, quindi più affaticabilità e più tempo e più stanchezza anche, perché io devo sempre guidare sotto la media, pensate un po' a guidare sempre sotto la media come ci stanca, e questa è la situazione. Ti ho un po' risposto? Più o meno? Dunque, va bene, questo più o meno, ecco. Come conseguenze, difficoltà di comprensione di studio, difficoltà con la lettura delle lingue straniere, difficoltà nelle prove a tempo, bassa autostima, è un po' sempre un po' conseguente ai discorsi che facevamo prima. Più o meno delle cose che ci siamo detti. Questo rispetto sempre al materiale significativo e non. E questa è invece quella persistente, dove diciamo che permangono, a volte arriviamo anche addirittura a un rifiuto della scolarizzazione, quindi con effetto secondario di cui si parlava prima, effetti di disturbi psicopatologici, fobie scolastiche, può essere conseguente a una difficoltà consistente di un disturbo dell'apprendimento. Qua quello che vi dicevo prima rispetto al modello 2B è quindi la via lessicale e la via fonologica, quindi noi apprendiamo all'inizio per la via fonologica, quindi facciamo una decodifica grafema-fonema, impariamo lettera per lettera, poi piano piano abbiamo questo accesso diretto al lessico che ci aiuta a essere più veloci ovviamente nella lettura. E queste due vie vengono attivate in contemporanea, a seconda se dobbiamo leggere materiale sconosciuto, ci siamo. Chi ha invece questo tipo di difficoltà, questa è una delle due vie, non viene attivata in modo regolare. Quindi c'è un discorso di dislessia fonologica e allora gli errori, ad esempio, di sostituzione di fonemi, tutti gli errori di cui siamo già a conoscenza, l'articola, di tutte queste sostituzioni fonologiche di cui si parla. Invece la dislessia superficiale è questa, quella fonologica, invece quella superficiale è una via che è quella rispetto al lessico, una via più visiva, e quindi una difficoltà anche nel ad esempio giusto nelle parole omofone, non omografe, quindi non riconoscere a livello visivo determinate difficoltà ortografiche. La lettura dell'adulto utilizza prevalentemente la via lessicale, ricorre alla via fonologica per le parole nuove. Questo è un utilizzo regolare delle due vie. E si utilizza la via fonologica quando c'è un'incongruenza, come dicevo prima. Questo non mi ritorna, allora torno un attimo indietro perché questa parola non mi ritorna nel contesto. C'è sempre questo bilanciamento tra la via lessicale e la via fonologica. Senza questo bilanciamento chiaramente comprendere un testo non è facile. Quindi capite bene che se un ragazzino con disturbo dell'apprendimento ha una di queste vie in qualche modo che non funziona del tutto, il fatto di comprendere il testo è difficile. È difficile peraltro anche lo studio. Quindi una delle difficoltà è lo studio disciplinare, perché viene utilizzata essenzialmente la lettura.
e l'utilizzo della rilettura che avviene per la via fonologica, che ahimè poi succede anche poco stesso, come dicevi tu, no? Il discorso della rilettura, anche al di là di quello che scrivo, ma anche di quello che leggo, di quello che leggo. Infatti c'è una tendenza a leggere una sola volta, un utilizzo quasi esclusivo della via lessicale e la tendenza a riparare le incongruenze senza ricorrere alla rilettura. Si fanno un po' degli aggiustamenti e anche a volte difficoltà a sviluppare tecniche di analisi testuale, le parole chiave, le sintesi, che sono proprio quelle cose in cui dobbiamo un attimo guidarli noi invece, no? Trovare proprio questi indici testuali. Una delle cose molto importanti è... Scusami, posso chiedere una cosa soltanto? Perché immagino che ne vediate tantissimi ragazzini. Allora, la sensazione che abbiamo, ma parlo di sensazione perché non abbiamo forse grandi possibilità di avere dati, è che ci sia una difficoltà di lettura, o meglio, di comprensione del testo sempre più diffusa, legata al fatto che i ragazzi sviluppano, a mio avviso, penso poco, quelle capacità di lettura proprio di tipo lessicale, cioè di anticipazione, del significato, quindi non lo so, semantico lessicale, esatto. E questo, la sensazione che abbiamo è che sia un qualche cosa che sia più diffuso di quanto non... Però è una sensazione, ci sono dei dati che in qualche modo... Perché mi chiedo se... io credo che sia anche legato al fatto che veramente loro conoscono molte meno parole quanto... non so se si prima si conoscevano perché non ne ho idea, però insomma ne conoscono sempre meno, cioè non so come dire, io ormai insegno da 20 anni e dai che il bagaglio lessicale rispetto a 15 anni fa si è sicuramente ridotto notevolmente. Allora mi chiedevo, rispetto a un contesto di questo genere, un ragazzino diverso, eccetera, eccetera, e soprattutto avete dati di confronto rispetto a questo oppure no? Allora, tu ne fai anche su un discorso generale. Sì, didattico educativo anche. Sì, non lo so, magari non è un problema didattico. Rispetto a questo direi di no. Ci sono dati rispetto ad esempio a invece quello che dicevo prima, l'influenza della memoria di lavoro, quello sì. Allora, perché il discorso che sulla comprensione del testo ci possono essere delle difficoltà anche in mancanza di difficoltà di decodifica. E quindi perché a volte, un po' perché è quello che rimane rispetto a quello che dicevo, no? Rispetto a una dislessia compensata, a volte invece perché c'è proprio, al di là della difficoltà di decodifica che magari non c'è, quindi difficoltà nella lettura, quindi dislessia proprio, c'è una difficoltà nella memoria di lavoro. Quindi la memoria di lavoro comporta nella comprensione del testo importantissima, perché mi permette di tenere nella mente, di fare collegamenti, ed è quella una delle variabili determinanti della comprensione del testo, quindi può emergere quel tipo lì di difficoltà che chiaramente però non è che un insegnante possa valutarlo giustamente perché non è un clinico, ma è quello il risultato che ho con una difficoltà nella comprensione del testo, che deriva anche a volte da un ridotto da memoria di lavoro in difficoltà e da un ridotto bagaglio lessicale che deriva da una difficoltà della memoria a breve termine fonologica. Adesso mi spiego. La memoria a breve termine è una memoria che mi permette per poco di tenere una cosa nella mente, ad esempio ripeterla, che può essere memoria di cifre, memoria di parole, una delle prove che facciamo, ad esempio la memoria di cifre, oppure di numeri, 18.714, il ragazzino ripete 18.314. Rimane la traccia ma non proprio precisa, siamo? Questa è la memoria a breve termine. Cosa vuol dire? Che rimane un po' come se la traccia fosse un po' sul bagnasciuga, quindi non rimane proprio una traccia simile ma non precisa. Questo a lungo andare cosa succede? Che chi ha una difficoltà nella memoria fonologica, quindi nella memoria anche di parole soprattutto, le prove di memoria si fanno ripetendo due, tre,
4, e a seconda dello span che ricorda il soggetto, ha uno span di memoria predeterminato. Se uno ha una difficoltà di questo genere, cosa succede? Che questa traccia non rimane. E quindi anche il discorso lessicale diventa ridotto. Perché? Noi non è che impariamo le parole, al di là degli apprendimenti scolastici, quindi degli apprendimenti espliciti, ma non è che noi, che ne so, anche dall'infanzia, cioè da quando nasciamo, non è che impariamo 10 parole al giorno, adesso ci mettiamo lì e impariamo 10 parole, ci siamo? Nella vita quotidiana noi impariamo anche nuovi vocaboli, però chi ha una difficoltà nella memoria per il termine, non rimane questa traccia. Quindi cosa succede? Che le parole che si apprendono naturalmente non rimangono del tutto, quindi cosa succede? Che il bagaglio lessicale è ridotto anche per quel motivo. Questo non giustifica tutto, non giustifica, permettetemi tra virgolette, il mio, cioè nel senso, ignorare determinate parole che magari può essere anche da una cattiva abitudine, da una poca lettura, da un discorso più educativo, didattico, c'è tutta questa parte, però ti rispondo al... Come? Sociale, benissimo, linguistico, sociale, culturale, cioè lei per esempio non parla bene, si può applicare. Perfetto, le variabili sono tantissime, sul discorso del bagaglio lessicale ridotto ci siamo, però noi come insegnanti dobbiamo in qualche modo avere un attimo dei campanelli d'allarme. Allora, non è detto che uno che non riesca nella comprensione del testo non sia solo, perché ci sono magari variabili più socioculturali eccetera eccetera, ci potrebbe essere una di queste componenti invece che permangono, ed è una delle cose di cui infatti parliamo, perché uno dei processi che permane al di là della difficoltà di lettura, un po' in quelli compensati, ci siamo, per cui sentiamo un ragazzino leggere ma la difficoltà della memoria di lavoro rimane, e un po' ci sono ragazzini che non sono dislessici, che quindi non c'è una compensazione, non c'è una difficoltà nella decodifica, ma hanno una difficoltà nella memoria di lavoro. Quindi magari avere un campanello d'allarme e non dire, cioè pensare, ma potrebbe esserci una difficoltà, di chiaro, poi non è l'insegnante da dover valutare, però avere questo campanello d'allarme che dice, ma potrebbe esserci anche questo tipo di difficoltà, visto che non riesce, ci potrebbe essere anche questa spiegazione. Diciamo che le componenti effettivamente sono tante, ci siamo, una di quelle che tu mi dicevi, dati eccetera, rispetto a un discorso più sociologico è difficile veramente riuscire poi, anche perché dividere davvero la variabile socioculturale, linguistica, è estremamente ardua la cosa. Rispetto a chi ha difficoltà, ci sono proprio dei test, chi ha difficoltà in questo tipo di prestazione nella memoria invece è più misurabile, tra virgolette, permettetemi. Vai. Io insegno una lingua straniera, insegno francese, quindi mi chiedo, cioè la mia difficoltà grossa è quella di valutare la loro comprensione orale. In generale comunque loro sono compromessi sull'area della scrittura, calcolo, eccetera. Quindi la parte della comprensione orale non dovrebbe essere particolarmente compromessa. Nelle verifiche ho capito che per loro assolutamente mettere dei vero falso, completare eccetera, è complicato, cercare di decodificare lo scritto eccetera, spesso gli lascio la possibilità di scrivere in italiano quello che sentono, che poi ovviamente non è valutato, se scrivono male eccetera eccetera, cerco di trovare dei modi per capire se questi capiscono o non la parte della valutazione, e però in generale li trovo sempre molto in difficoltà. È per questo problema della memoria a breve termine che mi chiedo, nel senso per quale sono. Io vedo che poi il ragionamento che si fa è il numero, l'ho capito subito, me lo ripeto e poi lo riprendo. È su questo che forse sono fragili? Può essere nel profilo di funzionamento dove della relazione che hanno certificato, che hanno un disturbo dell'apprendimento, dovrebbe essere spiegata questa componente rispetto alla memoria. Quindi potrebbe essere una spiegazione se hanno una in generale è elevato, ma ci sono anche problemi di comprensione orale sulle lingue straniere? Dipende, cioè dare una risposta generale è sempre difficile. Il discorso davvero potrebbe essere, allora lì poi l'equilibrio non è neanche facile quello. Infatti quando ci sono difficoltà di questo tipo, di memoria breve termine, memoria di lavoro, cosa succede? L'aggancio visivo,
quindi avere dei marcatori, avere delle parole, avere qualcosa che mi aiuta ad avere l'aggancio visivo per recuperare memoria delle cose, parole, parole chiave, parole che esulano magari dalla prova scritta, però mi servono anche nell'orale in qualche modo per agganciarmi nella mia difficoltà di memoria. Succede, sì, succede anche questo, spesso legato a questa difficoltà. Bisognerà un attimo vedere il profilo di funzionamento di questi singoli ragazzi, perché poi davvero indicazioni comuni ce ne sono, ma non si possono neanche poi sempre generalizzare per tutti, è molto, molto soggettivo questa cosa. Scorso, memoria breve termine, lettura di una parola e lingua straniera, perché in questa scuola abbiamo i libri incomodati. Ora, ancora stamattina, no, collega Federelli, apriamo a volte. Allora, ancora stamattina di fronte alla comprensione orale. Poi c'è ad esempio qualche ragazzino, qualche famiglia. Stai parlando sempre della lingua straniera, comprano a loro spese il libro di testo, che effettivamente in alcuni casi è proprio è uno strumento compensativo, perché cioè, in alcuni casi da quando c'è il libro di testo si nota proprio uno stare al passo con gli altri. E poi tra l'altro abbiamo classi in cui il numero dei testi certificazioni sono 5-6 altissima. È un problema della nostra scuola, cioè io nel senso 20 anni ho avuto due figlie da 2000 anni, quindi l'aspetto del libro incomodato, c'è cioè il doppio significato del libro. Però per la lingua straniera mi sto sempre, cioè questo dilemma tra approvo il principio etico del libro incomodato. Ma per molti ragazzini con DSA il libro di testo, non tutti, quello facilita, ma no, avere no, non, facilita, cioè quello accomodato lo facilita, facilita l'altro. Il discorso dell'aggancio visivo, no? Se loro sul quaderno, siccome non possono usare il libro, allora si mette A, B, C la risposta, ma per avere gatto e cane, che almeno visivamente quello che ho ascoltato, cioè li facilitano. Cioè, poi qualcuno se l'è comprato, però qualcuno, ma non ce la facciamo a farlo in 5-6, glielo scriviamo il più. allora è un problema, non so. Sì, sì. Ma allora, cioè, non so se ho capito il tuo intervento, però adesso al di là della vostra... No, questi colleghi stanno tutto il discorso libri incomodato, della moralità. Ecco, no, non vorrei che fosse fraintesa il discorso che bisogna dare prevalenza all'orale rispetto allo scritto, non significa abbandonare lo scritto, anzi, in qualche modo è chiaro che la prestazione, la valutazione dovrebbe essere data in generale più sull'orale rispetto allo scritto perché fanno più fatica. Ma a quel punto non è che si elimina lo scritto, anzi il fatto di vedere le cose eccetera diventa un doppio canale visivo e uditivo, cioè e quindi un doppio rinforzo. Non so se... No, infatti, perché a volte dicono vabbè ma bisogna privilegiare la parte orale quindi l'abbandoniamo del tutto. E quindi anche il discorso legato al libro ovviamente, ora poi accomodato o non accomodato, questa è una situazione, non lo so, posta forse di confronto effettivamente su... Ma anche il passaggio proprio, ritornando sulla questione del morale di lavoro, il passaggio dal libro al quaderno, cioè notiamo che è una difficoltà, nel senso invece che scrivere direttamente sul libro, di operare direttamente sullo strumento, no? Ma non poter toccare il libro perché deve essere passato di generazione in generazione quasi, in alcuni casi. Passato il libro al quaderno, la memoria di lavoro si è già. Si perde completamente. Questo è una scelta della scuola, capisco tutto, ma è un po' che capiamo, però è un problema. No, ovviamente, allora, non ne vorrei fare perché poi sembra che capisco, c'è un discorso, forse non chiamerei etico, ma comunque voglio dire importante, che mi sembra una bella scelta, però indubbiamente se un ragazzino deve ricopiare diventa una fatica e comunque perde dei passaggi.
ma anche con senza rientrare con i casi con DSA, che è una difficoltà da copiare anche insomma, nei casi che allora, negli altri casi mi viene da dire che poi in qualche modo uno in qualche modo si attrezza, non dovrebbe far fatica a fare degli errori a copiare in teoria, no? Ma se uno non ha una difficoltà su questo aspetto, insomma, perché molto spesso l'immagine è collegata ad una frase, per cui loro riportando a B o A con uno, in realtà non è un quaderno di lingue straniere, ma sembra quasi un quaderno, insomma, con dei numeri e basta. Per cui lavoriamo per far capire loro che magari la trascrizione della frase aiuta anche alla memorizzazione di una parola. Ma è difficile anche. Sì, a livello organizzativo tu dici nel quaderno. Sì, anche perché magari riscrivere può essere. Con i DSA, in tutti. Però ad esempio rispetto a questo, cioè sarebbe, vabbè, adesso esuliamo un po', nel senso che sono questioni poi anche di didattica in, certo. In generale, no? Però a me viene da dire che il fatto di fare sempre di più questi test, le inspire, il blank, tutta questa roba qua, è una roba che alla fine quello che ne fa, io la butto lì così molto dura, ne fa degli analfabeti funzionali, cioè ritorno, perché alla fine non hanno più, cioè vedono il bianco, imparano un po' come delle scimmiette a riempire il bianco e poi non hanno idea di che cosa ci sia prima del bianco e dopo il bianco, se non in funzione del farlo correttamente. Per cui per scienze ti posso dire, io insegno scienze, quegli esercizi dove bisogna riempire con le parole eccetera eccetera spesso sono un po' così, sono dove certe cose le abbiamo abbandonate anche per una sorta di senso di colpa o di non so, insomma cerchiamo di compensare, ma di sgravare, no, alcuni, allora sgraviamo tutti. Questo secondo me c'è un elemento psicologico dell'insegnante, che devo sgravare 4-5 persone se sgraviamo tutti. Quindi secondo me c'è questo elemento. Quindi io penso di aver negli anni, di aver ridotto alcune parti più, come dire, più meno sintetiche, non del lavoro, più come dire, testi sempre più corti o più esercizi di, come dire, di riempimento piuttosto che altri. Cioè, secondo me c'è questo elemento un po'. Cioè, da questo punto di vista ti do ragione. Però la didattica delle lingue straniere più o meno negli ultimi 20 anni è questa, nel senso non. Sì. E ha delle ragioni, nel senso che secondo me, adesso poi per non entrare nel merito, non è una sciocchezza inserire la parola giusta o prendere il tempo giusto, cioè c'è un elemento anche di automatismo che deve essere creato e che ti serve fare 200, mettere 200 parole mancanti nel, non so come dire, 200 e di. Posso aggiungere, oltretutto si va a livelli a 1 che sono un approccio alla lingua, per cui se non così non ci sarebbe nessuna altra maniera per farli. No, ma io non sto dicendo, cioè poi per lingua appunto, parlo di scienze, ti dico che se guardi, mi hanno portato oggi il libro di scienze nuovo, è tutto robe di blank, robe di crocette, frecce, e poi alla fine, come dire, quel lavoro di scrittura anche, che da una parte è vero che è fatica, dall'altra però a non farlo si perdono comunque delle cose. Allora io ogni tanto mi chiedo, dipende qual è il tuo obiettivo, mi chiedo se come dire, ridurre anche un pochino questa parte qui della crocetta e della cosa, ridurre la richiesta, ovviamente non di test, cioè, è ovvio che se ti chiedo di fare 30 riempimenti e devi scrivere un testo così di scienze, ricopiarlo tutto è una fatica, è molto più facile riempire o farti l'elenco delle parole nell'ordine in cui devi mettere. Se però ti do un testo molto breve, te lo ricopi, forse ogni tanto. Tu stai parlando però di esercizio. Io a volte quando parlavo prima è sulla modalità di valutazione e di verifica. Nel senso, io ti sto valutando su questo, non ti do il fatto che
ti affatichi scrivendo tutto. Ma la verifica, tanto gli diamo le fotocopie. Esatto, è quello più che altro. Poi dipende però qual è il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo va bene, voglio che ti eserciti a fare questo, cioè vuol dire anche se non un disturbo dell'apprendimento gli puoi dare a copiare delle cose. Non è che adesso guai, non bisogna far copiare, ci siamo. Ma se una modalità di verifica l'utilizzo con un ragazzo che ha una difficoltà nella scrittura, devo in qualche modo agevolare l'abilità deficitaria in qualche modo, togliere la difficoltà da quello, per vedere cosa voglio verificare. Tanto in quel momento non mi interessa verificare l'abilità di scrittura. Ecco, e allora è quello che dicevo prima, dividiamo le variabili e non diamo un doppio compito. In una verifica soprattutto, oppure in una fase di apprendimento. Il doppio compito, noi una verifica o una fase di apprendimento. L'esempio è quello del... Quindi distinguere la fase di apprendimento, la fase di esercizio, tra virgolette, e la fase di... Ti faccio un esempio banale, però, che riguarda magari anche la scuola primaria. Alcuni... il discorso dell'apprendimento delle tabelline eccetera eccetera, non vorrei che non le imparasse, intanto bisogna vedere quanto ci mette a imparare le tabelline, ci siamo. Poi però uno può anche continuare per un certo periodo, alle medie non ha più senso memorizzare sempre tabelline se non le ha memorizzate, però ad esempio alla scuola primaria io dico sempre, nel momento in cui volete ancora provare a ripetere le tabelline, bene, ma nel momento ad esempio in cui risolve un problema o fa una moltiplicazione, deve svolgere una moltiplicazione, allora devo avere la tabella lì, non devo dare un doppio compito, la tabellina non è automatizzata, e quello è l'apprendimento, imparo la procedura della moltiplicazione, in quel momento la mia risorsa cognitiva deve andare lì e devo alleggerire, devo scaricare il cognitivo dal ricordare la tabellina, perché proprio non è automatizzata, quindi la fase dell'apprendimento. Poi ci può essere la fase dell'esercizio che mi esercito e la fase della verifica. Non devo dare un doppio compito in queste fasi quando uno dei due non è automatizzato. E così, che ne so, per un problema, do la calcolatrice in modo che scalco, anche se i calcoli li so abbastanza fare, ma nel momento in cui devo risolvere un problema, devo scaricare il cognitivo dallo sforzo di ricordare i calcoli e così mi concentro nella risoluzione del problema. Non dobbiamo patologizzare tutto. Voglio dire, ripeto, io disegno male, ma no, cioè, non è una patologia, magari patologie ne ho delle altre, però non è una patologia. Dobbiamo anche fare un distinguo, non è che è proprio tutta patologia, a volte sono anche caratteristiche, o comunque tra avere un disturbo e essere perfettamente in media nelle prestazioni, ci sono anche tante zone grigie che sono difficoltà che a volte possono essere transitorie o meno, o caratteristiche. Però dobbiamo un attimo, altrimenti voglio dire, o uno è alle stelle o se no uno ha una patologia, non è proprio così, pur avendo chiaramente un occhio d'attenzione maggiore rispetto a prima, giustamente. Volevo un attimino rispondere a lei, probabilmente anche il discorso sulla come orientarsi nello spazio del foglio. Certo. E nel momento in cui si dice a 2 cm dal foglio. Magari ci metto un po' a capirlo tutti genericamente, però chi ha qualche problema te lo fa al centro del foglio, quindi no, a bordo rimane un po' più problematico quello, sia in tecnica che in arte. Però non ha solo, come dire, non ha solo quella difficoltà, ci siamo, quindi è conseguenza di una difficoltà, certo. Ci siamo, anche quella è una conseguenza, per cui anche in quell'aspetto lì, voglio dire, non può avere una difficoltà. C'era un'altra mano? Forse io volevo dire una cosa, dunque, che io mi ritrovo un po' in tutte le cose che sono state dette ed è stato un bene poi ridirle, risentirle o sentirle di nuovo. Posso gli automatismi che anche i ragazzi quindi se devono rispondere alla domanda, ma anche che non sia un close o un esercizio di quelli strutturati e trovano nel testo una parola che potrebbe in genere, tac, vanno lì a prendere la risposta che magari è quella sbagliata, quindi a volte ci sono questi automatismi qua e nelle verifiche capita magari di costruire degli esercizi apposta per chi ha più difficoltà, dicendo ok, non fate gli altri, concentratevi su questo, ci potete mettere più
tempo, però gli altri no, questi sì, e quello non lo fanno perché gli altri sono effettivamente più facili, cioè sono più automatici, e invece quello era fatto apposta per far emergere la tua competenza senza stressarti con altre cose, no? Quindi a volte glielo fai pensando sì, questo per loro va bene, quindi non devono scrivere si troppo, prova, cioè, però bisogna ragionare e magari non le imbrocchi giusta. Certo, lì si va per tentativi spesso, voglio dire, nel però trovare. Però devo dire una cosa, nella mia esperienza la difficoltà è maggiore, perché un po' insomma di esercizio su appunto strumenti, eccetera. La difficoltà maggiore che trovo è nel coordinare un po' tutto, cioè il lavoro che loro devono fare di più e dare anche delle indicazioni corrette. Spesso magari sono affiancati da qualcuno a casa, che, o i genitori o altre persone che li aiutano, gli educatori. Quindi, e trovare poi un filo, diciamo, un po' comune tra tutti i docenti e chi li segue a casa, cioè ci sembra veramente un lavoro di orchestrazione, di coordinamento a volte un complesso, po' difficile, esatto, perché poi appunto siamo un po' una scuola di mezzo, e poi fatto ancora un passo si va nelle scuole superiori dove magari ci sono già delle competenze attese. E quindi lo stress a volte nostro è anche quello di cercare di crearle il più possibile, di rafforzarle il più possibile. D'accordo. Sì, no, è vero, cioè questo è davvero un lavoro di orchestra, questo, non facile, che forse davvero questa scuola di mezzo, come la chiami tu, voglio dire, è proprio il grosso, no? Perché comunque rispetto anche all'utilizzo di tutte queste degli strumenti, di tante cose, il discorso disciplinare, e sì, penso che sia un lavoro veramente complesso dove a volte si va anche un po' per tentativa d'errore, effettivamente, una cosa che funziona poi invece ti accorgi che per un altro non funziona, la ricerca sulla tipologia dell'errore è importantissimo laddove si riesce, con i tempi eccetera, visto che non è sempre fattibile. Concordo, cioè voglio dire la fatica anche. Io non so se magari un pochino c'entra, però io volevo un attimo aprire una finestra, diciamo, sulle diagnosi, perché soprattutto quando siamo in prima media, quindi arrivano bambini che noi conosciamo solo attraverso le maestre, attraverso le diagnosi, se ci sono, che arrivano, noi dobbiamo costruire questo famoso PDP e io lo trovo, quest'anno per esempio, l'ho trovato molto difficoltoso questo lavoro, perché le diagnosi sono estremamente difformi, ma è ovvio che abbiamo bambini diversi e quindi ci sono diagnosi diverse, però avere un foglio, uno, per una situazione estremamente complessa che non mi dà un'indicazione su come elaborare, mi sembra un problema enorme a fronte di un'altra diagnosi magari di 10 pagine in cui alla fine non ci capisci niente, perché ti sembra troppo, che quello che alla fine ti dicono sia esattamente l'opposto di quello che ti dicono all'inizio. Quindi io penso, non lo so, mi sembra un problema proprio, diciamo, di... Poi sappiamo anche che alcuni centri o alcune strutture eccetera fanno diagnosi in un certo modo, altri in un altro, e questo secondo me dovrebbe essere un po' più, come dire, normato, nel senso che noi facciamo una gran fatica a capire soprattutto come aiutare questi bambini, perché poi è chiaro che conoscendoli capisci anche meglio, però dalla diagnosi tante volte noi non abbiamo un aiuto. Per quanto tu dici normato, lo è, perché poi voglio dire, come clinici noi dobbiamo fare una serie di test, cioè una serie di test che dobbiamo fare, e che sono quelli cognitivi, delle funzioni cognitive di base, memoria, attenzione, e poi quelli degli apprendimenti, quindi c'è una normativa, ci siamo in qualche modo. E rispetto anche al profilo che deve emergere con le indicazioni, anche quello deve essere personalizzato. E io dico sempre, chiedete ai clinici se non è chiaro. È sempre un po', mentre per una 104, col fatto del piano educativo da fare
comunque l'incontro col clinico c'è necessariamente, a volte col discorso del PDP non c'è questo incontro perché sembra quasi un pochino facoltativo, no? Però laddove non è chiara una diagnosi, forse voglio dire, si può anche chiedere un incontro, o laddove a volte ci sono dei clinici che mettono la fotocopia di tutti gli strumenti, invece di personalizzarli mettono la fotocopia con l'elenco di tutti gli strumenti e tutte le misure. In quel caso lì, voglio dire, laddove comunque alcuni elementi li potete avere di lettura, di decodifica delle diagnosi, ma laddove non sono chiari o non sono comunque personalizzati, fare riferimento anche al clinico che ha fatto la diagnosi. Cioè non è così necessario come una 104 fare l'incontro, però io a volte consiglio, soprattutto quando arriva una relazione nuova, poi magari non è necessario tutti gli anni come si fa per le 104, però forse in ingresso di una relazione nuova avere un incontro col clinico di riferimento potrebbe essere un modo per capire il più possibile un profilo di funzionamento del ragazzo. L'altra cosa che volevo chiedere invece, in alcuni casi ho avuto dei ragazzi disprassici, come questo si colloca, diciamo, nel discorso più generale dei disturbi specifici dell'apprendimento, perché alle volte c'era, come dire, una relazione con questi, alle volte no, però spesso mi sembra che ci sia, ecco, questa relazione. Proprio così, dal punto dell'organizzazione mentale del lavoro, non so, piuttosto. Poi dipende se la difficoltà è più ad esempio la disprassia più generale, o se invece è più rispetto a un discorso più prettamente grafomotorio e quindi più ristretto, se vogliamo. Lì sì, forse ce ne sono meno diagnosi di questo tipo. Sì. Alcune ce ne sono poche, diciamo, però. Sì, ce ne sono poche, e poi diciamo che alcuni aspetti fanno un po' parte di profili, ad esempio, che ne so, una certa goffaggine, a volte la fatica un po' a far allacciarsi le scarpe, queste cose, no? Che sono tipici anche di altri profili, per cui alcuni aspetti magari rientrano in altri profili, in altre diagnosi, pur avendo difficoltà a volte simili. Sì. Invece cambiare argomento. Avevo da chiederti alcune cose, perché in quello che hai detto, siccome sono probabilmente un po' di ignoranza mia in queste cose qua, avevo delle convinzioni, ma deduco da alcune cose che hai detto che queste mie convinzioni non siano del tutto corrette. Un po' di confusione tra memoria di lavoro, memoria a breve termine e memoria a lungo termine, perché l'idea che ho è che se uno ha un problema di memoria a breve termine posso agire in un modo, se uno ha un problema di memoria di lavoro posso agire nell'altro, se uno ha un problema di memoria a lungo termine in un altro. Però in realtà le cose sembrano molto più confuse, cioè è vero, probabilmente è una, stiamo noi la nostra siamo noi che abbiamo bisogno di categorizzare alcuni processi che in realtà poi non sono così distinti l'uno dall'altro, perché tu parlavi prima di difficoltà ad esempio di apprendere delle parole nuove che si sentono nella giornata, però quindi quello è un problema di memoria a breve termine. Quindi se io ho la stessa parola... Che poi non va a finire nella memoria a lungo termine. Che non va a finire. Se io non trattengo questo lessico, non va a finire nella mia memoria a lungo termine. Non va a finire. Quindi non fa parte. Esatto, certo. Io, e fin qua ci arrivo. Se io però, ad esempio, la stessa parola gliela ridico tutti i giorni, cioè questa cosa... Tartassamento. Se la ripeto tutti i giorni, a questo punto questa parola dovrebbe automaticamente transitare nella memoria a lungo termine, però non è così, perché sennò allora le tabelline stesse, cioè soltanto perché ti dico 6x8 48, lo dici più per memoria che non perché stai facendo effettivamente un calcolo, certo, per abitudine. Per abitudine, associazione di parole. Quindi poi in realtà ci sono proprio delle cose, cioè sono difficoltà della memoria che vanno a cascata. In primis magari partono da un tipo di memoria e poi vanno a cascata sulle altre. Cioè, allora, ci sarebbe da fare una lezione sulla memoria, il problema è quello.
come dici tu, proprio grossolanamente, poi all'interno della memoria a lungo termine ci sono altri tipi di suddivisioni, c'è la memoria esplicita, implicita, la memoria procedurale, però chiaramente grossolanamente memoria a breve termine, memoria di lavoro, memoria a lungo termine. Chiaramente ci possono essere soggetti che hanno una difficoltà nella memoria a breve termine e poi per certi aspetti è chiaro che questa ha una ricaduta sulla memoria a lungo termine. Ci possono essere soggetti che invece non hanno difficoltà nella memoria a breve termine, ma invece ce l'hanno a lungo termine. Ci siamo quindi le possibilità, però chiaramente su questo in qualche modo è il clinico che deve andare a valutare questa funzione cognitiva di base, si chiama, che sono gli aspetti della memoria. E in qualche modo deve dare un riscontro, e un riscontro su che effetti può avere questa difficoltà. Ci siamo? La memoria di lavoro, uno degli effetti maggiori è spesso nella matematica, nel calcolo mente, nel conteggio reverse. Una delle prove che facciamo in valutazione è il conteggio reverse. Prima il conteggio avanti, da 1 a 100, poi il conteggio all'indietro, da 100 all'indietro. Chi ha una difficoltà nella memoria di lavoro salta spesso i cambi di decina. Però non è una cosa che lì ci devo pensare, 198-90, cioè, certo, capito? Certo. Non è una, anche quelli lì sono automatismi, non ci devo stare a pensare, e invece chi ha una difficoltà di questo tipo salta dei numeri. Però appunto è importante capire bene queste differenze, perché allora la maniera che ho di agire su quel ragazzo, cioè lo strumento compensativo o... può essere un deve andare con per memoria di riconoscimento a volte, oppure... Cioè però, non che le do mappe... Che ne so, a tutti quanti, perché cioè, certo, no, però le indicazioni ti dovrebbero arrivare dalla diagnosi in qualche modo, generiche, non in matematica fai questo, però ci sono queste difficoltà della memoria, occorrono agganci visivi, occorrono dei supporti, occorre la calcolatrice, occorre le regole perché lui possa comunque avere l'aggancio visivo e poi riportarla la regola, tanto la regola se non la so applicare, averla lì non mi serve. L'indicazione ti dovrebbe arrivare da quello, e se non arriva è quello che ti dicevo prima, secondo me almeno la prima volta, io non so se è una prassi della scuola, però quando serve, se è tutto chiaro, no, ma se non è chiaro, non è una regola come si fa nella 104, però forse un incontro con il clinico di chi molto più spesso vediamo poi invece i vari Quello sì. Ma quello allora è più l'aspetto didattico, cioè secondo me però quando c'è una prima diagnosi, a meno che non sia tutto chiaro, forse un incontro di chiarimento ci aiuta a capire il profilo. Poi ritengo sia più utile vedere tutto, quello sì, perché allora sull'aspetto didattico si lavora insieme sullo stesso fronte. Allora sì. Quello sì, allora anzi lo ritengo, perché il clinico tanto, cioè rivederlo poi non ti serve, però all'inizio se non è chiaro bene ma che difficoltà ha di memoria, che difficoltà ha di qual è? Però ad esempio sulla la memoria a lungo termine ci posso arrivare per gli strumenti compensativi, ma già ad esempio con la memoria a breve termine che non lo so, magari non le conosco io le strategie, ad esempio una delle cose che io non so, poi magari voi non lo farete mai, copiare dalla lavagna, però chi ha difficoltà nella memoria a breve termine copia dalla lavagna sbaglia, il copiare l'esercizio dal libro lo sbaglia perché ha difficoltà a trattenere per poco una cosa nella mente e poi trascriverla. Quello ad esempio... Come posso aiutarlo? Fornendo l'esercizio sulla fotocopia, come diceva lei. Diamo più fotocopie. Ma no, vabbè, adesso non vorrei fare la pubblicità delle fotocopie, scusate, no. No, cerchiamo di non prendere, cioè... No, ma noi questa è una scuola che funziona. No. Quindi evitare situazioni però, in cui tu hai bisogno di prendere una cosa, tenerla lì un attimo per poi, esatto, e poi rimetterla lì. E però capiterà anche chi ha difficoltà di questo tipo, ad esempio, scrivere sotto dettatura, che sbaglia delle cose, non per un discorso ortografico, ma per un discorso magari scrive altre parole, perché non riesce a trattenere la stringa di parole. Certo. Infatti a questo proposito volevo chiedere... delle mappe concettuali, e si dice sempre che sarebbe meglio che i ragazzi facessero le mappe concettuali, però questo però bisogna insegnarle, esatto, non evita comunque il problema che ci possano essere poi degli errori, no? Mappa, e quindi poi non possono essere dei riferimenti. Il discorso delle mappe è una di quelle cose in cui si discute tantissimo. Sì, io quando giusto vado a fare formazione, che con le famiglie, con gli insegnanti, perché è uno degli argomenti più dibattuti.
Allora, io quello che consiglio sempre, intanto è vero, la mappa la dovrebbe fare il ragazzo perché poi io devo studiare, aspetta, dai. Vabbè, inizialmente. Allora, perché poi io studio sui miei appunti, ci siamo, ecco, sulle mie mappe. Chiaramente un ragazzo bisogna l'insegnante fare le mappe. Quindi l'insegnante in qualche modo, a parte che è una metodologia che poi serve un po' per tutti, insegnare a fare una mappa. E piano piano, gradualmente, quindi non è dall'oggi al domani che uno impara a fare una mappa, attraverso l'insegnante, attraverso tutto, arrivare piano piano al fatto che le costruisca. Però con le lingue straniere poi c'è un problema in più, nel senso che magari proprio i contenuti possono essere scritti, cioè se un ragazzo è seguito, ma non tutti purtroppo sono seguiti in modo... E quindi a volte io mi chiedo, forse a volte è meglio dargli una mappa e guidarli nella lettura piuttosto che... Inizialmente guidarli e insegnare a farli, e a volte magari poi piano piano riuscire a farle e poi soprattutto concordarle. La cosa importante, io quello che dico spesso ai ragazzi e alle famiglie, concordate le mappe con l'insegnante prima della verifica, perché è capitato, sicuramente da voi non capita, però mi è capitato in alcune scuole con alcuni ragazzi che arrivavano alla verifica, no, questa qua non sono parole chiave, è quasi un riassunto, che poteva essere anche vero, cioè non dico di no. Allora gli toglievano la mappa e gli davano la mappa fatta dall'insegnante. Una cosa terribile, perché io studiare sugli appunti di un altro non ci riuscirei mai, quindi infatti dico sempre concordate le mappe con l'insegnante prima della verifica, va bene questa mappa, può andare bene, quindi è anche questo un processo graduale che devono imparare a fare, sia di accordo con l'insegnante sia di apprendimento a fare una mappa, che voglio dire poi diventa uno strumento utile, ma inizialmente non è neanche facile farlo. Io che voglio dire studiavo per schemi, non è comparato così, cioè mi hanno insegnato piano piano un po' tutti, no? Mi hanno iniziato, prima erano riassunti, poi abbiamo capito come fare gli schemi. Non ci manca mai. Però questo deriva dalla mia difficoltà, nel senso che secondo me l'approccio migliore è un approccio didattico inclusivo, per cui quello che io spiego, cioè lo è inclusivo nel momento in cui quello che io spiego può essere recepito un po' da tutti, a prescindere da delle difficoltà. Quindi è meglio lavorare con una voce comune piuttosto che fare dire distinguo per tutte le varie, no? In alcune cose sicuramente però, sì. Però a volte invece ho la necessità di distinguere invece. Cioè, quando parlavate prima degli esercizi, del fatto di riempirli o meno, io a volte do degli esercizi in cui si deve copiare tutto, cioè chiedo proprio di copiare tutta la frase e inserire la parola e copiare però tutta la frase. Però ovviamente alcuni sono dispensati da questo. Cioè, quindi non sempre la voce unica non può... E poi però sono i problemi che accennava lei, per cui rischi magari di mettere qualcuno in difficoltà, cioè non è facile per me far capire la differenza da classe in modo non impacciato, cioè perché non sai, ad esempio, gli occhiali, come quando io guardo la lavagna, non ho gli occhiali, metto gli occhiali e così, però non sempre questo esempio è efficace, mi chiedevo se ci sono delle altre strategie per far accettare meglio questa differenza ai ragazzi. Comunque sono modalità anche di lavoro, cioè voglio dire, se comunque la classe è abituata va a volte a fare anche lavori diversificati, cioè non deve essere quell'eccezione che deve essere percepita in una maniera, però diversificati al di là di una difficoltà, non è che li diversifichiamo solo per la difficoltà, forse la diversificazione a volte è anche una personalizzazione, un gruppo fa una cosa, ma cioè voglio dire, può diventare una cosa un po' più anche fluida in questo senso, non deve essere proprio calcata in quel... Cioè, sottolineare il fatto che le diversità sono tante. Ma certo, certo. Poi sì, il discorso, aspetta, che facevi prima sul... mi sono persa il discorso. No, insegnare ad esempio per mappe. Allora, sono quelle che cose che sembrano di moda, no? Dire le frasi, gli slogan, no? Quello che dicevano, una didattica per DSA, una didattica per tutti, però in effetti insegnare a fare una mappa va bene per tutti. Quindi non è quella, chissà, quella didattica molto particolare, no, può essere fatta. Proprio per la lingua straniera, perché nel momento in cui si copiano dei contenuti in lingua straniera si rischia di fare una mappa piena di errori, che poi può essere un riferimento magari per la... Cioè, se fatta da loro, tu dici? Sì. Beh,
inizialmente sarà autoguidata, poi piano piano però è chiaro che lo scopo è sempre quello di arrivare a una pseudo-autonomia per fin dove si può. E a proposito delle mappe, io ci sto appunto lavorando con questa ragazzina e noto che per esempio lei molto spesso è la docente, l'insegnante che fa le mappe appunto in classe, poi a volte non si trova bene, quindi dobbiamo rifarle, oppure a volte è lei che appunto sta prendendo autonomia e appunto come diceva Enza, a volte è capitato che le mappe che faceva lei che non era capace, perché effettivamente non era capace, erano troppo scritte. Allora comunque nota che questa bambina per esempio ha bisogno di prendere una parola, ma lei ha proprio bisogno di una parola e non vuole vedere tutto scritto, quindi secondo me appunto è guidarli a fare le mappe e forse tutti insieme, non è... No, che poi guidarli significa anche che gliele guardi, cioè che non gliele dai solo da fare, che poi le guardi e li discuti assieme, cioè di come, che è una cosa che invece di solito quando ne hai 25 non la puoi fare, cioè quello che siamo arrivati a fare noi qua nella scuola è di fare delle mappe condivise da tutti quanti in modo che ognuno aggiungesse il suo pezzo, in modo che tutti quanti fossero d'accordo. Che venisse fuori questa visione comune, però purtroppo poi diventa difficile, cioè come ad esempio semplicemente le tabelle di documentazione che facevamo, insomma tutte queste cose qua, se tu poi, o anche soltanto un questionario di autovalutazione, cioè poi dopo se non glielo fai leggere, se non lo guardi assieme, non rifletti assieme sulle risposte, poi non, è una cosa che non ha efficacia, che non porta a nulla. Io una cosa che volevo dire sulle mappe, l'ho visto alle elementari, quindi da lì. Però molto efficace farle insieme, fare in classe, studiate una cosa, tutti insieme, si è adattato di mano, che cosa sono le cose da ricordare, le cose importanti, eccetera, si fa un brainstorming alla lavagna, la maestra lo scrive la maestra, quindi già nello scriverlo più o meno inizia a collocare le cose creando una mappa, poi però ognuno da solo se lo scrive sul quaderno a modo suo. C'è chi si fa la scaletta perché gli piace la scaletta a punti, c'è chi si fa le frecce perché gli piace di più, gli fa per lui. Secondo me fare tutte e poi in realtà farlo tutti insieme serve anche agli altri, tanto, è un metodo di studio, cioè farlo tutti insieme aiuta anche poi non ti arriva a studiare. No, è vero, c'è uno dei libri comunque, nel senso ognuno ha il suo modo di distribuirsi le cose anche spazialmente nel proprio cervello, esatto. Quindi che è personalizzato. Due domande, credo molto rapide. La prima è sulla memoria di lavoro. Sì. Prima hai detto è difficile per alcuni copiare alla lavagna, anche la dettatura è difficile. Ora, ogni tanto... Tutto è difficile, diciamo. Possiamo anche fargli scrivere qualcosa perché insomma diventa eccessivo. Io mi trovo in classe, no, era la domanda era specifica, io mi trovo in classe molto spesso a dettare a voce alta e mentre detto a voce alta lo scrivo alla lavagna e dopo averlo scritto alla lavagna glielo scrivo anche allo schermo perché non sia mai che lo stampatello sulla lavagna non viene letto tanto bene quanto il font nitido sullo schermo. La domanda è però il dire, lo scrivere e riscrivere può creare degli elementi di rumore per gli studenti e quindi in realtà quello che per me è un elemento di facilitazione. Chi preferisce il canale uditivo, chi preferisce quello visivo, chi preferisce lo script o lo stampatello maiuscolo, e il mio tentativo è di cerco di darvi tutto quello di cui avete bisogno, in realtà sto generando delle interferenze perché stanno tentando di decidere se interpretare, se è meglio per loro copiare la lavagna, copiare lo schermo o starmi a sentire e in tutto questo scrivere. Cioè, per loro questo è chiaro perché tu fai queste tre azioni? E ne parliamo molto spesso.
però ho anche uno che ha la memoria di lavoro, cioè il motivo per cui cerco anche di differenziare le cose è che con 7, 8, 9 PDP o 7. A me sembra una buona strategia, però l'ho fatto qua, forse però, c'è un discorso meta, no? Forse parlarne a livello di metacognitivo, no? Allora, ciascuno di noi, tu cosa in qualche modo è un modo per concentrarsi sulla sua modalità, cioè perché altrimenti davvero si vedono questi tre canali, lì davvero rischia di diventare, invece, scusa adesso chiaro, ad esempio con la sintesi vocale abbiamo un doppio canale e lì il doppio canale è un'agevolazione, ci siamo, in quel caso lì potrebbe diventare un'interferenza, però chiaramente il tuo obiettivo qual è? Un obiettivo didattico di avere più bambini su un bambino, fai il suo canale, ecco, è il fatto di fare, di utilizzare più canali per una personalizzazione a seconda dello stile cognitivo di ciascuno e quindi della diversità di ciascuno. Il fatto di comunque fare un livello meta prima, durante, dopo, insomma comunque riprendere il fatto che comunque a te come viene meglio? Tu ascolti, scrivi meglio ascoltando, copiando, cioè è un modo intanto per far sì che loro ne prendano consapevolezza, se non ce l'hanno piano piano ci riflettono e in qualche modo diventa un po' meno interferente l'altra modalità, perché altrimenti ne fai solo, l'alternativa è quella che ne fai solo una. Quindi però, che ne so, gli individui sono svantaggiati, cioè ci siamo. Però in qualche modo a quel punto è un modo piano piano per concentrarsi sulla loro modalità. No, io la trovo una buona strategia. È chiaro che quelle strategie in qualche modo devono intrecciarsi con la pluralità. L'altra curiosità, molto terra terra. Il clinico mi manda una diagnosi. Dici perché non contattate il clinico per perché non è necessario, ma no, dove ci sono il clinico è tenuto nel momento in cui lo chiamiamo perché alcuni si rifiuta, no? No, io non ci ho mai pensato, perché onestamente ogni tanto la sensazione di vedere appunto dei pallocchi molto alti, molto dettagliati, sì, non servono, non serve tanto nel poco, cioè. No, però che ci sia una qualità certamente diversa delle diagnosi è evidente, e mi metto anche nei panni, perché poi penso anche al tipo di famiglia che c'è dietro, se il clinico lo fa in parte con la diagnosi è una cosa, ma se io contatto il clinico con questo, magari la famiglia, onestamente mi prende un po' il mal di stomaco, oltre un po' di nervoso, oltre che voglio. Sì, però no, benissimo. Allora, tanto a volte magari ci sono delle diagnosi del clinico, per cui su quello togliamo almeno. E quello sì. Quello che ci sia un incubo, perché almeno una punta e sul resto lì dipende un po' dal codice deontologico del clinico, cosa fa in questo senso. Non lo so, io ti posso dire, in genere dico, io mi tengo a disposizione anche per l'insegnante, no, può essere un alimento, può essere, poi mi dipende un po' dalla, per me fa parte un po'. Sì, però nel senso che però rispetto al pacchetto valutazione fa parte, la restituzione fa parte della valutazione, sia la famiglia che la scuola. Però vado avanti? Sì. No, cioè, preferisco così, poi magari facciamo meno argomenti, però che ne so, ci sarà un'altra volta. Vabbè, un po' sulla memoria di lavoro ne abbiamo parlato, capacità di mantenere in mente, però manipolarli. Ecco, rispetto alla memoria a breve termine, memoria a breve termine, ascolto e scrivo, ascolto e ripeto, ci siamo, copio e memoria a breve termine. Quella di lavoro la manipolo, mi calcola la mente. Le prove che facciamo sono memoria di cifre e memoria di cifre all'indietro. Per andare nelle memorie di cifre all'indietro devo manipolare. Oppure un'altra prova è riordinamento di lettere e numeri. Io dico delle lettere e dei numeri, 4, 5, e il soggetto deve mettere queste nella mente, a voce alta, senza avere un aggancio visivo, deve dirmi i numeri dal più piccolo al più grande, e le lettere in ordine alfabetico. Quindi manipolare le informazioni. Che è un po' tipico, come dicevo. Avete mai fatto una prova con i normodotati?
No, hai capito perché? Era avere una media per forza. Che mi viene questo dubbio. E anche se uno non ha il dubbio di essere in DSA, avrebbe difficoltà a allora, fare questa cosa. Chi ha? Allora, spesso chi ha un disturbo specifico, spesso ma non necessariamente, chi ha un disturbo specifico dell'apprendimento ha una difficoltà nella memoria a breve termine di lavoro. Però, come dicevo prima, ci può essere uno che non ha un disturbo d'apprendimento ma può avere una difficoltà nella memoria. E quindi, come dicevo, che ne so, nella comprensione del testo oppure non essendo dislessico, ci siamo. Quindi, sì, però per arrivare a delle medie è chiaro sì, che certo, si fa su una popolazione. Che è in tante attività, cioè è implicata in tante attività questa capacità. Quindi nel recuperare delle informazioni nella memoria a lungo termine, nell'organizzazione di un discorso, nella comprensione del testo, ce lo siamo già detto e ridetto, nel ragionamento matematico, recupero delle regole e ragionamento ipotetico. Il sovraccarico della memoria di lavoro tende a cancellare le informazioni, non a conservare una parte, tende a perdere l'attenzione. A scuola, quello che vi avevo accennato prima, non viene osservato un problema di memoria, perché chiaramente non ci mettiamo lì a fare le prove di memoria. Spesso vediamo un problema di attenzione, ma non è detto che sia un disturbo dell'attenzione, una difficoltà, a volte è un problema di memoria. Uno non riesce a tenere tutte le informazioni nella memoria e l'attenzione parte. Cioè, in automatico, e quindi quello che osserviamo noi è un problema di attenzione ed è quello una delle cose che potremmo osservare nella scuola secondaria, laddove magari, che ne so, c'è magari una compensazione del disturbo oppure potrebbe essere una possibile diagnosi tardiva. Difficoltà quindi a mantenere l'attenzione, pianificare i tempi, completare attività, svolgere un compito in autonomia e niente, questo l'abbiamo già detto, sì, infatti vado un po' avanti perché altrimenti la capacità di direzzare le risorse nella giusta direzione, anche nel comprendere un testo, nel leggere e quindi trovare gli indicatori, no? Quindi convogliare la risorsa nelle parti essenziali. Vabbè, queste sono le prove di memoria che vengono fatte, quello che vi dicevo prima rispetto alle parole e rispetto alle cifre, sono più o meno il compito di manipolazione, una le cifre all'indietro e l'altra il discorso che vi dicevo di riordinamento di lettere e numeri. Le prove che vengono fatte in valutazione, questa è la memoria di parole, a seconda dello span che ricordano. Pane, osso, l'indicazione è, devi ripetere le parole che ti dico, pane, osso, il soggetto ripete, pane, osso, naso, luce, ci sono gli span, bisogna, per passare a quello successivo, bisogna ripetere in modo corretto due su tre delle righe, non so se ho chiarito, ok, scusate, a quest'ora inizio a incartarmi anche io con le parole. Questa è la memoria a breve termine di cui vi parlavo, quindi le cifre davanti, queste vanno ripetute all'indietro, anche qua a seconda dello span, e queste sono quelle di lettere e numeri. Quindi che cosa rimane soprattutto nella scuola secondaria quando abbiamo una dislessia compensata, ad esempio? Quindi quando i disturbi dell'apprendimento in qualche modo migliorano, rimangono dei processi invisibili, che sono quelli che però dovete un attimo porre attenzione, quindi la memoria, la velocità di elaborazione, quindi una lentezza esecutiva, perché i processi, scusami, non sono automatizzati e quindi in qualche modo ce la faccio, prima non ce la facevo, adesso ce la faccio, ma sono più lento. Lo sforzo, l'automatizzazione che non c'è, lo sforzo che ci metto, comunque ci metto tanta fatica e quindi tra le funzioni educative esecutive di memoria e attenzione ci sono tutte delle difficoltà trasversali che non sono in una materia ma sono in diverse materie. Ah, questa è la prova di velocità di elaborazione, questa è una prova di cifrario, quella che facciamo per valutare la velocità di elaborazione. Là in cima, non so se si vede, sono lettere e numeri, sono lettere e simboli,
sotto ci sono, dai, sono numeri e simboli, sotto ci sono i numeri, devono trascrivere stimolo corrispondente, quanto ne riescono a fare in due minuti, a scrivere in due minuti. La seconda prova di ricerca di simboli, se un... qua però... Vabbè, in teoria dovrebbero essere se uno dei simboli c'è si mette sì, se non c'è si mette no. Qua però è una prestazione solo di barrage. Succede a volte che chi ha difficoltà nella scrittura poi si fa la somma di questi due, di queste due prove, per dire l'indice di velocità di lavorazione degli stimoli. Quanto uno è veloce a lavorare gli stimoli, eh? Allora, chi ha difficoltà nella scrittura a volte ha una prestazione nel cifrare che è questa inferiore rispetto alla seconda, perché qua comporta la scrittura e lì invece è un'opera solo di barrage, ci siamo? Quindi, se c'è questa differenza tra le due prove, vuol dire non è che uno è lento come velocità di elaborazione, ma è lento quando la prestazione presuppone la scrittura. Che chi abbia un problema giusto a livello di scrittura abbia questa differenza in queste due prove. Quindi qua non pertanto perché è lento di suo cognitivamente, ma perché se deve scrivere più lento, quindi verrà meglio, avrà prestazioni migliori nell'orale rispetto allo scritto, perché nella scrittura ci mette più tempo. Quindi insomma, tutte le cose che ci siamo dette non mi sto a ripetere, però tanto per far capire cosa vuol dire poi funzionalmente a scuola queste prove che noi facciamo. Funzionalmente vuol dire questo. Quindi, riconoscere possibilità che ci possano essere deficienze di processi invisibili, incoraggiare l'uso dei supporti per la memoria che scaricano lo sforzo. Lo so che a volte non li vogliono usare, però è un modo per, quello che dicevamo prima, scaricare la fatica a livello di memoria. Concepire un utilizzo permanente, valutare i risultati ottenuti con i compensativi alla strega dei risultati degli altri. Questo sicuramente qua non succederà, però a me capita, anzi non succede proprio, capita a volte che dicono ho avuto tempo aggiuntivo oppure due esercizi di meno, ma invece che partire il professore, invece che partire dal 10, tanto non so se è partito dall'8 perché a me ha dato di tempo, oppure a me ha dato meno esercizi, no, cioè vabbè, qua non succede sicuramente, ma ahimè capita spesso, purtroppo capita veramente spesso. Il discorso, brevemente, non so, ditemi voi se andare avanti più in un verso o nell'altro. C'era un po' il discorso di differenza tra BES e DSA, è già tutto abbastanza scontato, andiamo avanti. Allora, vabbè, sappiamo che il BES è un macro contenitore, ma poi anche un contenitore più piccolo. È una definizione non clinica, non esiste una diagnosi di BES, ma esistono, vado veloce, così almeno se invece c'è qualcosa su cui volete soffermarvi, me lo dite. Però esistono dei BES con diagnosi, quindi non c'è un BES, un ragazzino che ha un BES, nel senso come diagnosi clinica sto parlando. Però alcuni BES che non rientrano nella 104, che non rientrano nei DSA, quindi disturbi dell'attenzione, funzionamento intellettivo limite, disturbo del linguaggio, della coordinazione motoria, rientrano nella categoria dei bisogni educativi speciali. Abbiamo visto prima il funzionamento intellettivo limite. La differenza tra disturbo e difficoltà: il disturbo è innato, è resistente all'intervento, è resistente all'automatizzazione. La difficoltà non è innata, è modificabile attraverso interventi didattici mirati, automatizzabile anche se con tempi dilatati rispetto alla classe. Allora, poi sappiamo che, voglio dire, c'è un mondo, no? In teoria sono difficoltà transitorie, ci siamo? E non sono innate, non sono di origine neurobiologica, ma sono di origine socio-culturale, linguistico, tutte cose che sapete già, eccetera, eccetera. La differenza qual è? Che in genere, infatti, anche per quando si fanno almeno credo che lo richiedano anche i consultori della zona, chiedono se è stato fatto uno screening, se è stato fatto un potenziamento. Perché? Perché
il disturbo è resistente al potenziamento, mentre con un buon potenziamento una difficoltà può almeno in parte rientrare. Il disturbo invece può un pochino migliorare, ma è piuttosto resistente. Il disturbo per sé non ci siamo, invece una difficoltà è transitoria e con un buon potenziamento può recuperare. Il disturbo trova delle strade alternative, trova dei percorsi alternativi, trova attraverso gli strumenti, attraverso le misure, il modo per arrivare all'obiettivo. La difficoltà in qualche modo invece si supera o comunque migliora. È proprio la differenza macro tra disturbo e difficoltà e quindi tutto sommato tra DSA e DES. Ed è quello che dicevo prima, è importante anche questa, perché poi comunque sui DES si dice può utilizzare le misure e gli strumenti della 170, però capire cosa serve a un DES e capire cosa serve a un DSA è una cosa importantissima, perché uno è un disturbo che non si automatizza e l'altro invece è tutto sommato un buon lavoro di recupero, può in qualche modo far recuperare questa difficoltà transitoria. Con i tempi dilatati. Pronti? Anche il funzionamento intellettivo limite si può recuperare. Quello è come dicevo prima. Sì, mamma mia. Sì, scusate per me. E diciamo che è una delle cose più difficili. Si può, allora, nel senso, può recuperare maggiormente un'abilità. Ci siamo? Rispetto a un disturbo dell'apprendimento. È chiaro che lì le difficoltà sono più generalizzate. Avrà difficoltà anche nella logica, mentre tutto sommato, poi magari ci sono anche i disturbi dell'apprendimento eccetera che hanno difficoltà, però tutto sommato un ragazzino con un DSA, quindi un'intelligenza nella media alta, in genere il ragionamento non è così deficitario come le abilità. Invece il FIL, funzionamento intellettivo limite, ha una difficoltà, come del resto del ritardo cognitivo, ha una difficoltà più omogenea, più generalizzata. Quindi può essere che nella lettura recupera, sì. Può diventare anche automatizzata, può. Non è una difficoltà specifica, è una difficoltà più generalizzata, quindi, però chiaramente il livello generale è un po' più basso. Quindi è possibile che non arrivi agli obiettivi, ma non tanto delle abilità quanto obiettivi più generali. Va bene, il discorso della legge 170 non ve lo sto a fare, vado avanti. Ed è sempre il discorso di prima, cosa definisce precisa, il discorso della legge è stato importantissimo, non vi dico cosa dice perché tanto lo sapete, ma secondo me comunque vale la pena. Io quando faccio formazione nelle scuole dico sempre, io in genere vado per comunque così scambiare, confrontarci eccetera sul discorso dei diritti acquisiti dalle persone con disturbo specifico dell'apprendimento, perché ha comportato ha comportato un cambiamento culturale notevole. A volte è partito da un discorso culturale, è arrivata una legge e a volte la legge comunque tutto sommato le scuole si sono attrezzate per tanti motivi. Mi è capitato di fare un corso in una scuola, non dico quale, perché avevano avuto un ricorso. E quindi è un ricorso da parte della famiglia e quindi la scuola si è attrezzata. Quindi, in teoria, voglio dire, la cosa più importante sarebbe chiaramente per i diritti e forse però, voglio dire, anche i docenti essere consapevoli di cosa sono tenuti a fare, perché con una legge sono obbligati a attuare le misure. Ed è il dirigente oltretutto che li deve obbligare in caso. C'è una legge che tutela i diritti dei soggetti con disturbo dell'apprendimento. E il docente, mi è capitato di sentire ancora a volte, io non ci credo, la dislessia. E dico, ma non è una fede, poi faccia come vuole, però la legge dice che lo deve fare, poi alla fine voglio dire, davvero, diventa quasi a volte un discorso più quasi legislativo, amministrativo, comunque che l'insegnante è tenuto ad applicare la legge. Cioè, poi al di là che io credo più nella formazione, però passa anche questo messaggio che comunque è un discorso di legge, di tutela e quindi va applicato.
e il riconoscimento attraverso una legge ha una valenza maggiore rispetto a quello che c'era prima, che c'erano delle circolari. Quindi la legge, il discorso delle linee guida, che comunque si prefigge il successo scolastico, quindi garanzia di una formazione adeguata. Il successo scolastico, a volte mi dicono, ma così è troppo facile, allora ci riescono tutti, ma noi dobbiamo attrezzarci affinché il ragazzo riesca, non cercare di trarre, cioè di fare dei trabocchetti, sì, cioè, ora non dico, voglio dire, non è, però a volte viene un po' fuorviata la cosa, ma così è troppo facile, non ci riesce. Io devo arrivare al fatto che il ragazzo riesca, poi piano, voglio dire, attraverso una gradualità nell'autonomia, però lo scopo è quello, il successo, cioè lo dice, non lo dice nel professor Stella, non lo dice, lo dice anche la legge, cioè voglio dire. In realtà ci vede anche la Costituzione. Esatto, grazie. 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 E quindi cosa deve prevedere la scuola? Ecco, il discorso di lingua straniera, favorire la comunicazione verbale, ma non esclude la forma scritta del tutto. Il discorso delle linee guida, che più o meno tanto nei vari discorsi ne abbiamo parlato, guardavo se c'era un attimo qualcosa da approfondire. Quindi l'adozione di misure dispensative finalizzate a evitare situazioni di affaticamento e di disagio di compiti direttamente coinvolti col disturbo. Quindi se so che quel compito coinvolge la scrittura, ti alleggerisco dalla parte della scrittura, il discorso che facevamo prima, o della lettura o del calcolo, senza ridurre gli obiettivi. La documentazione del PDP, ovviamente, le forme di verifica e di valutazione, volevo arrivare poi, vabbè, consigli per le verifiche sono cose che sapete, attuate già, volevo invece arrivare al decreto, la cosa più recente, il decreto 62/2017 sulla valutazione, che parla anche rispetto all'esame e parla rispetto agli ISA. Quindi la valutazione degli apprendimenti, incluse le prove di ammissione, inclusa l'ammissione e la partecipazione all'esame, devono essere coerenti col PDP predisposto dal consiglio di classe. Quindi queste sono cose che, a parte che c'era anche nel DPR 122 alcune cose sulla valutazione, però vengono ribadite dai decreti legislativi che, attuativi della 107. Viene ribadito che le prove di valutazione devono essere coerenti con il PDP. Quindi, ma posso fare, la legge lo dice, quindi scusa, se c'è scritto nel PDP che avrà una riduzione delle cose all'esame, può fare. Allora, all'esame in genere si dà tempo aggiuntivo, non la riduzione, questo è un punto importante. Perché se noi abbiamo abituato diversamente per 3 anni, per un giorno dell'esame. Allora, tanto si può andare in una progressione graduale, certo, no? Certo. E poi io ritengo sempre, a meno che non ci sia una cosa molto specifica, attuare sempre una modalità secca, sempre, certo. Bisogna andare sempre un po' con gradualità, anche alternando un pochino, a volte magari utilizzando il tempo aggiuntivo laddove sappiamo che il ragazzo. Adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito mediante l'applicazione di misure dispensative e strumenti indicati. Quindi noi dobbiamo far dimostrare il livello conseguito attraverso questo, non quindi metterlo in difficoltà o... Quindi tempi più lunghi, utilizzo di strumenti informatici, solo se... Qua la dicitura dice due cose, intanto... Ed è una cosa che era emersa anche precedentemente, solo se utilizzati in corso dell'anno. Quindi si dice sempre il discorso del computer, può essere utilizzato all'esame se utilizzato durante l'anno. Però precisa anche questa cosa, che quindi uno può prenderla, cioè voglio dire, può essere in qualche modo utilizzata dai consigli di classe, ritenuti funzionali lo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. È solo funzionale l'utilizzo del computer
funzionalmente chiaramente non c'è accesso a internet, cioè tutte le, quelle cose che potrebbero pregiudicare la validità delle prove scritte vengono tolte. Esatto, però in qualche modo è funzionale lo svolgimento del mio esame e il fatto che io possa scrivere. Tutto il discorso sulla lingua straniera, dispensa dalla prova scritta nella certificazione, prevista dalla certificazione, e in sede d'esame può essere sostituita con una prova orale. Si è mai sognato di fare? La seconda. La legge lo prevede. La seconda. Ma allora sono. Adesso c'è la seconda. Per tutte. Chi sono più sicuri? Anche per la prima. È chiaro che deve andare in qualche modo, voglio dire, a. Cioè, dipende un po' più dal stato di ansia, pensare alla prova sostitutiva rispetto a fare. Dipende, tanto devono essere abituate anche in questo, e poi dipende, come sempre diciamo, c'è quel bambino, che, cioè quel ragazzino che vuol dire nell'orale rende peggio, è chiaro che non lo mettiamo nell'area, ah la legge dice che ci vuole l'orale, fa un attimo personalizzata, ma se io so che invece c'è un ragazzino e comunque in qualche modo indicato anche nella certificazione, è prevista anche la prova orale al posto di quella scritta. Mentre per la scuola secondaria di secondo grado, questa è una distinzione molto importante, nel senso che allora gli viene dato solo il credito in pratica, cioè il credito formativo, non viene dato il diploma. Invece per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado si è previsto anche l'esonero. Il discorso comunque che si diceva, perché dispensare, perché compensare, perché c'è una difficoltà nell'automatizzazione, perché c'è l'affaticamento, i tempi di attenzione sono brevi, una difficoltà a memorizzare, difficoltà di memoria per il termine, memoria di lavoro, e una difficoltà nella consapevolezza fonologica. Quindi perché dispensiamo, perché compensiamo, essenzialmente sono questi i motivi. E la cosa importante di quello che si parlava prima, il doppio compito, il compito associativo, non possiamo associare più compiti cognitivi. Un compito associativo può diventare cognitivo anche se già automatizzato e aggiungendo variabili ricade sotto il controllo del sistema attentivo. Nel senso che uno degli esempi che si fa, ad esempio, il camminare ormai è un compito automatizzato, no? Ma se io invece cammino su una trave diventa un compito cognitivo, in quanto ricade sul mio sistema attentivo perché devo stare attento. Quindi anche un compito a volte automatizzato aggiungendo delle variabili come può essere la trave, invece i compiti che facciamo può diventare cognitivo. Quindi se io non ho automatizzato uno dei compiti non posso associarne degli altri. Ed è un po' la difficoltà dei ragazzi con disturbo dell'apprendimento. Problem solving, quindi eliminare le variabili per valutare una funzione, occorre eliminare le altre, calcolatrice e formulare, semplificare il linguaggio e la consegna. Vabbè, tutte queste cose che chiaramente tanto conoscete già, come si legge una diagnosi, però. Posso fare una? Sì, io allora facciamoci, dunque, abbiamo fino alle 6 l'avevamo, giusto? La diagnosi non po' lunga. Facciamo gli ultimi 5 minuti di domande, cosa dite? Perché mi sembra. Un'altra volta. Però mi sembrava che più giusto fosse una cosa un po' più interattiva che. Ma il discorso del salario ormai? Sì. Nelle verifiche? Sì. Secondo lei ha una valenza reale? Perché mi è capitato nella mia esperienza, sì, ho avuto un foglio semplice, chiarissimo. Anche la dimensione del carattere è leggermente più grande, però non mi è parso che sia utile. Cioè, non fa la differenza, 8, tu dici? Un carattere 8 contro un carattere, non so, 12. Non mi è parso granché simile. Allora, non è la variabile determinante che no, fa la differenza totale. Perché è identificato. Sì, 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 un pochino lo fa, perché comunque un discorso intanto di grandezza, effettivamente anche noi quando facciamo le prove facciamo sempre una grandezza maggiore proprio perché non influisca quella variabile sulla decodifica, un po' perché si dice anche per l'inquinamento visivo quando hai troppi stimoli. È chiaro che non è che fa una differenza assoluta,
è meglio guardarlo, no? Perché tra questo dire va bene, non datelo quello stesso, non cambiatelo quello stesso, è comunque una variabile che in qualche modo agevola. Può aiutare, cioè non è quella che risolve tutto, ma in qualche modo può aiutare, insomma. Unito ad altre cose, come può essere il discorso comunque della sintesi, della lettura mediata delle consegne, cioè voglio dire, ci sono più elementi che fanno la differenza col suo risultato. E c'era qualche altra mano? Allora, sì, due parole veloci magari sul discorso della diagnosi. Importante una diagnosi, intanto capire davvero il profilo di funzionamento, capire rispetto a quanto influisce, infatti quando si fa comunque un... apri un po', ecco sì, quello di una wish. Allora, sì, qua abbiamo un profilo abbastanza omogeneo, è un ragazzino veloce, è un bambino veloce, però ha un profilo comunque totale, perché a questo punto l'unico parametro leggermente più alto è quello della velocità di elaborazione, ma il totale poi ricade su 65 e quindi è un ritardo cognitivo ed è un profilo abbastanza omogeneo. La memoria di lavoro. Funzione vari indici. L'indice di comprensione, allora, ICV è comprensione verbale, IRP è ragionamento percettivo, quindi la parte verbale, la parte della logica, IML è la memoria di lavoro, IVE è la velocità di elaborazione. Vai un attimo quello sotto, non erano questi che avevo messo. Questo è 67, memoria di lavoro, 70. No, si vede però da un'altra parte. Vabbè, comunque, la cosa importante è guardare nei vari indici le prestazioni dei vari indici, perché ci danno delle informazioni sul modo di funzionare di questo ragazzino a livello di logica, ad esempio se abbiamo, era un'auto, non è riguardo, è lo stesso, può capitare che abbiamo un ragazzino che ha una comprensione verbale molto alta e un ragionamento visivo percettivo basso, in questo caso non è un ritardo cognitivo, ma è quello chiamato ad esempio un disturbo non verbale, un disturbo di tipo viso-percettivo, però ci fa capire un funzionamento, ha difficoltà nella logica, nella matematica, però sarà un ragazzino che sa parlare molto bene, un lessico ricco, anzi piuttosto verboso. Contrario, se uno ha una comprensione verbale molto basso e un ragionamento viso-percettivo alto, ha un disturbo del linguaggio. Anche lì sarebbe fuorviato pensare che abbia un ritardo cognitivo. Quindi è importante vedere i diversi indici per capire dove sono i punti di forza e i punti di debolezza. E su questo poi è essenziale, se ci sono soprattutto la prima volta che arriva una diagnosi, se ci sono dei dubbi, confrontarsi col clinico, laddove voglio dire tra di voi, con i vostri referenti, eccetera, magari ci può essere qualche dubbio sulla lettura della diagnosi. Ci vediamo un'altra volta. Grazie.